Streaming is on. Alessandro, ci sono, eh? Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti. Da a tutti da Alessandro Passariello di Blender Italia. Francesco Andresciani. Ciao Karin, buongiorno. Bene, facciamo questa bella esperienza, non senza poco, diciamo, come posso dire, senza poca emozione, avviamo questa Beacon Italia 2020 con la presenza di Francesco Andresciani, tutti quanti gli amici della community di Blender Italia. E niente, adesso chiaramente Francesco non ha bisogno di essere presentato, perché ormai tutti gli amici di Blender che utilizzano Blender qui in Italia lo conoscono bene, però è giusto che insomma ci dica qualcosa su di sé. Ecco, Ti Francesco. ringrazio. Allora, sono sincero, questa modalità, diciamo, della conferenza fino a 48 ore fa ancora non mi era entrata nella testa. Insomma, sono un po' emozionato, quindi spero di non dire un po' di sciocchezza. Ecco, io ti ringrazio della presentazione. Mi chiamo appunto Francesco Andresciani, mi occupo per Blender Italia del settore formazione e per questa terza conferenza, che per la prima volta è online, vengo un po' a parlarvi di come sta andando questo, appunto, il settore formazione in Blender Italia. Francesco, scusa se ti interrompo, Sì. innanzitutto accertiamoci che il video, insomma, la nostra live sia partita, sia sul Sì, gruppo infatti Facebook. diciamo che tecnicamente siamo anche in anticipo proprio perché stiamo facendo la prova nella prova, però ci siamo. Vediamo. Io ti vedo bene, spero Sì, anche gli altri. ti vedo bene pure io. Stiamo facendo una prova e stiamo vedendo che effettivamente siamo online. Ricordo a tutti gli amici di Blender Italia, i blenderisti, tutte quelle persone che insomma stanno guardando adesso questa diretta, che vogliono conoscere anche Blender, conoscere noi in generale, conoscerci in generale. La diretta è online sia sul gruppo, ecco, di Blender Italia, sul gruppo Facebook di Blender Italia, ma è anche accessibile a. È anche accessibile sul canale YouTube di Blender Italia, quindi per tutti coloro che eventualmente non provino simpatia per la piattaforma Facebook. Va bene? Scusami, Francesco, se ti ho interrotto, era No, giusto per anzi, chiarire che ieri, sai perché. benissimo, l'abbiamo detto nelle anticipazioni, abbiamo fatto un tour de force per fare funzionare tutto questo sistema a noi sconosciuto, tutta questa situazione qua, va bene? Ne approfitto appunto per dire che questa esperienza, co come ci sta, non so se qualcuno insomma, presente adesso ci ha seguito ieri sera, era imprevisto, abbiamo fatto questa diretta senza appunto nessun preavviso, quindi magari qualcuno è capitato per caso, però ci siamo detti che questa esperienza ci ha fatto venire questa idea di per un futuro, brevissimo futuro, di organizzare più appuntamenti in diretta. Perché è un ottimo strumento, una volta diciamo affinato, una volta capito come utilizzare questo strumento, è un ottimo sistema anche per interagire con le persone e per dare anche un supporto un po' più diretto. E quindi l'idea è quella di creare un appuntamento serale, vedremo anche con quale cadenza, in cui io e te ci troveremo insomma, a chiacchierare su Blender e ad aiutare. Esatto, perché ieri abbiamo detto che faremo insomma questi appuntamamenti, l'abbiamo detto nell'anticipazione della Beacon ieri sera sul tardi, senza aver avvisato neanche nessuno, ci siamo detti appunto questa cosa qua, ci vogliamo dare degli appuntamenti proprio per parlare la sera di Blender, esatto. Ieri tra l'altro ci hai fatto vedere un bellissimo tutorial grandioso, una cosa insomma, una perla Innovativo, non si era mai visto una cosa del genere sulla piattaforma Blender, ma su nessun canale, credo nemmeno No, i no, creatori erano arrivati a pensare a a tanto. livello mondiale, insomma, Io sono contraria, hai però lanciato. quel particolare oggetto
hai lanciato insomma il questo tutorial che ha veramente scioccato tutti quelli che erano presenti ieri sera alla nostra piccola diretta, però possono andarla a vedere anche su YouTube. Insomma, hai parlato di questo tutorial, non so se hai parlato di come si cancella il cubo di default. Esatto. È stato qualcosa di mondiale. No, però comunque nel ripensare questo piccolo tutorial che abbiamo fatto ieri, mi è venuto un'idea per un add-on. Io adesso purtroppo sono appassionato di informatica, mi piace programmare, però stavo pensando, ma perché non creare un add-on? Cioè, un add-on che quando tu apri Blender ti chiede già se è sicuro, vuoi cancellarlo, perché tu quando avvii Blender il cubo è già selezionato, come per dire, oh, è già pronto per essere cancellato, è già bordato di arancione, devi solo premere X. Allora stavo pensando, perché non fare un add-on che ti chiede già, lo vuoi cancellare, già con la X premuta praticamente, potrebbe essere per velocizzare. Vabbè. Non vi sento più. Alessandro, non ti sento più. Ah, sì, scusami. Stavo dicendo, parliamo di formazione adesso con te, starei con me praticamente, spero tutta la giornata a seguire questa certo. A seguire questo appuntamento con la Beacon, Italia. In pratica oggi parliamo di formazione, però prima innanzitutto devo dire che la Beacon Italia riesce a realizzarsi. Normalmente andiamo in teatro in giro per l'Italia, dovevamo essere a Bologna quest'anno, ma che chiaramente causa Covid non siamo potuti andare, abbiamo deciso chiaramente all'ultimo, quindi senza neanche conoscenze tecniche, di realizzarla online. Però la Beacon Italia ha luogo grazie all'associazione Blender Italia, l'associazione che è stata fondata proprio su alcuni punti cardini, proprio per quanto riguarda tutta diciamo una logica che gira intorno a Blender, che ci permette di fare tante cose. Una di queste è chiaramente la Beacon Italia, no? Sì. La Beacon Italia è un bel appuntamento ed è nato proprio per permetterci di incontrarci tutti, proprio fisicamente, visto che siamo insomma sparpagliati sul territorio italiano, ma anche oltre, no? Mi viene in mente. Intanto ci stanno raggiungendo i nostri associati. Ah, sì, bene. Associazione Blender Italia, vedo tanti nomi conosciuti in associazione, qualcuno anche conosciuto alla conference dell'anno scorso, quando siamo stati a Roma l'anno scorso. Quindi saluto tutti. Un caro saluto a Giovanni Gallo, Rita Diana, Alec Mugnotto, Fabio D'Amico, Andrea Campagnol, e pian piano ci stanno raggiungendo tanti altri amici. Grazie ragazzi per essere con noi anche oggi in questa formula, così, che può sembrare fredda, però per noi dell'associazione è importante stare con voi, tenervi compagnia, condividere tante nuove novità e alcune cose fatte dall'associazione, dagli associati e non. Quindi buona conferenza a tutti. Scusa Francesco. No, tra l'altro con tanti di loro ci siamo proprio conosciuti fisicamente. L'unico che ci manca, che andremo sicuramente a scovare a casa un giorno di questi, Andrea Campagnol. Che non conosciamo. Grande Andrea Campagnol è un altro molto attivo in Blender Italia, mi dà personalmente una grande mano nell'organizzazione tecnica, soprattutto di alcune cose. Grazie a lui riesco a seguire tante cose, a me sconosciute, tra l'altro. Una di queste è si è unito Claudio Nadiglio, uno dei nostri relatori della prima conferenza del 2018 a Foligno. Che saluto. Ciao Claudio. Andrea è colui che segue tutta quella che è la branca tutorial, contest, insieme a Riccardo Giovanetti. Quindi una piccola fetta di questa grande torta che è Blender Italia, una fetta importante che praticamente permette alle persone di fare pratica, ma non solo pratica con Blender, di mettersi alla prova, di avere a che fare anche con un discorso, una logica di committenza, di scadenze e quant'altro. Adesso sono ufficialmente le 10, può partire ufficialmente la conferenza. Ti giuro, Francesco, non ti interrompiamo. No, aspetta, no, interrompete. No, interrompete. Non so come facciano le persone, dicevo ieri sera, come fanno le persone in radio ad avere sempre la parlata pronta, no? Io non,
appunto, mi trovo qui di fronte al monitor, so che ci siete, siete in tanti e sono un po', ecco, imbarazzato, spero di non dire, insomma, qualche sciocchezza. Quindi interrompetemi tranquillamente, anzi, molto volentieri. Poi vi dirò che appunto questo mio intervento vorrà essere appunto un momento di chiacchiera, diciamo, di parlare, per parlare insieme. E quindi sì, insomma, vi volevo parlare un po' di quello che è successo in quest'ultimo anno. Siamo andati avanti nel, diciamo, nel portare avanti questo settore formazione, la formazione di Blender. La partecipazione è stata altissima e abbiamo anche, diciamo, introdotto questo nuovo sistema a classi per poter un attimo gestire meglio le cose. Io infatti ne approfitto per chiedere anche un po' scusa a tutti, perché ultimamente faccio un po' fatica a rispondere alle persone, mi arrivano tanti messaggi e mi fa tanto piacere, però faccio, ecco, un po' fatica a rispondere, ad essere sempre pronto, ecco. Bene, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati avanti con le lezioni, ma soprattutto tra un po' avremo anche delle new entry. Avremo Malisan con il corso di Grease Pencil e correggimi se sbaglio, avremo anche un corso sullo sculpting. Sì, esatto, di Matteo Cuccato, che ci Cuccato, ha raggiunto Blender Italia, l'ho scovato in un altro gruppo. Lui stava parlando di Blender e lo sculpt in generale, il gruppo Wacom, e quindi ho pensato bene di contattarlo e di farlo entrare all'interno di Blender Italia. Mi è parso abbastanza contento e questo mi fa molto piacere, grazie Matteo. Bene, ecco, riguardo al corso base, io volevo farvi, per chi non l'avesse seguito, volevo parlarvi, sì, il corso è appunto un corso base, però insomma volevo farvi capire che parliamo anche di argomenti abbastanza avanzati. Ovvio che ciascun argomento che viene toccato dal corso merita un corso a parte, merita il motore di rendering Cycle, il motore di rendering AV, la modellazione, l'animazione, tutto merita un corso a parte, però diciamo che quello che ci mostra il corso base ci permette di partire da zero e ottenere anche insomma delle scene abbastanza avanzate, ecco. Quello che vedete adesso dietro le mie spalle sono degli estratti da questo corso, per chi non l'avesse conosciuto, ecco. Quindi trattiamo davvero di tante cose, anche un po' di fisica, di dinamica dei fluidi, insomma, vi invito, per chi appunto parte da zero, a dare un'occhiata. Ecco. Quello che vedete è un piccolo estratto dei migliori lavori che mi sono arrivati per la prima prova pratica, perché questo corso appunto prevede più prove pratiche che io andrò ad analizzare. Tutte tra l'altro bellissime. Sì, beh, ci sono delle persone che sono davvero, davvero, davvero brave e si vede anche il grande impegno che mettono nel loro lavoro. E insomma, ci tenevo anche a farvi vedere, questo è proprio un piccolo estratto. Come dicevo, la partecipazione è stata davvero, davvero alta e insomma, diciamo che è anche una grande, insomma, soddisfazione da parte mia. Dicevi sì. Ieri che purtroppo per una questione di tempo di un'organizzazione non sei riuscito a mettere i nomi. Sì, ecco, infatti vi chiedo scusa se avete visto uno dei vostri lavori passare nel video. Purtroppo non ho fatto in tempo a guardare un po' tutti i nomi di chi erano, perché io mano a mano che mi arrivano i vostri lavori, quelli un po' più interessanti li tengo da parte, dico un giorno così faccio una piccola slideshow, però poi non ho avuto fisicamente il tempo di contattarvi tutti e di verificare chi aveva fatto cosa. Magari un giorno vi sdebiterò, magari una di queste sere che ci troviamo online direttamente. Comunque uno di questi
che insomma voglio salutare è Enrico, che è uno di questi lavori che vi ho appena fatto vedere. Enrico chi? Perché noi Enrico, scusatevi, Enrico Grotto, ecco, che saluto. No, perché abbiamo tanti Enrico, io ho scoperto che la community è piena di Enrico, di Salvatore, di insomma, Alessandro. Di Alessandro, vabbè, giustamente è una community grande, quella di Blender Italia. Oggi abbiamo superato i 4.600 iscritti sul gruppo Facebook, siamo arrivati a 10.000 iscritti sul sito. Sono numeri importanti che crescono molto velocemente. 225 associati complessivi. Complessivi, esatto, esatto. Attivi sono circa 145 associati, diciamo sono 250 passati quelli iscritti, diciamo, come associati. Attivi sono 150, che ringrazio personalmente perché danno un grosso contributo, soprattutto per quelli che sono i scopi associativi, che permettono appunto di avere il premio Creo, un premio in denaro per chi produce, per partecipare come Titanium Sponsor al Development Fund e la creazione, esatto, quindi la generazione di questi appuntamenti come la Beacon in giro per l'Italia e tante altre cose, andare anche nelle scuole. L'anno scorso sono riuscito qui nel mio territorio ad andare in tante scuole, questo grazie anche all'associazione, perché ci si presenta con una certa etichetta, e questo è importante. Chiaramente sono tutte attività pro Blender, ma soprattutto indirizzate a coloro che vogliono conoscere il mondo del 3D e quindi utilizzare uno strumento completo come Blender, tra l'altro libero, quindi accessibile veramente a tutti. Bene. Francesco, parlaci un pochettino della formazione, come l'abbiamo voluta strutturare anche all'interno dell'associazione, no? Perché tu fai video liberi, accessibili a tutti su YouTube, ma abbiamo introdotto, grazie a una logica, un qualcosa in più per chi fa i corsi online direttamente sulla piattaforma di Blender.it. Sì, allora il concetto qual è? Noi abbiamo io ho iniziato pubblicando direttamente sul mio canale queste lezioni, che possono essere viste da tutti in qualsiasi momento, senza nessun vincolo. Però un giorno, ti ricordi, qualche anno fa, ci siamo detti: ma perché non strutturarle, non dargli una base, una sorta di struttura? Effettivamente, che differenza c'è tra seguire il corso online su YouTube o seguirlo tramite la piattaforma di Blender Italia? La differenza è che, intanto, seguendo il corso sulla piattaforma di Blender Italia si ha la possibilità di mettersi alla prova, cioè ci sono dei test autovalutativi in cui ci sono delle domande con una risposta multipla, ma soprattutto, che sono quelli più importanti, ci sono i test pratici, cioè io vi invito a fare un lavoro, produrre una scena ben precisa, mandarmi questo lavoro e io vi dico: sì, va bene, hai capito qual è il concetto. Quindi avete un feedback, avete un ritorno, potete capire se ci siamo. Ecco, quindi se qualcuno parte proprio da zero completamente e vede, diciamo, partecipa tramite la piattaforma Blender Italia, riesce a capire se sta capendo. Ecco, quindi io penso che sia un ottimo supporto. Un valore aggiunto è anche il fatto del certificato, che non è da poco. Esatto, al termine del corso per gli associati è inoltre possibile avere diciamo un riconoscimento, nel senso che se chi segue il corso ottiene, mi manda tutte le prove correttamente, in maniera valida, può fare richiesta dell'attestato di partecipazione. Giustamente tu ricevi questa richiesta, mi chiedi conferma e io dico: sì, quel tal partecipante ha superato i test, quindi possono essere messi gli attestati. Tra l'altro, se lo vuoi dire tu, non so, gli attestati sono numerati, c'è proprio un vero e proprio registro degli attestati, quindi se qualcuno, sì, è una referenza, diciamo, la memoria storica, che è praticamente un registro agli atti, quindi un registro formale proprio agli atti, quindi gli attestati vengono scritti. Ma tra l'altro noi stiamo parlando di attestati di partecipazione a corsi, ma chiaramente possiamo, anzi rilasciamo anche certificati in base a corsi particolari, corsi avanzati o corsi per utenti esperti o corsi in pratica
mirati a una determinata categoria, per esempio ArcViz, possa essere automotive, anche Blender orientato all'uso del alla creazione di gioielli o per esempio nel mondo medicale, quindi ci sono tutte queste possibilità. E lì parliamo invece di certificati, quindi c'è tutta una logica che permette di acquisire questo certificato che garantisce l'uso di Blender in maniera professionale. Sì, insomma, garantisce che chi ha l'attestato appunto conosce Blender. Sì, insomma, questa grande partecipazione in quest'ultimo anno è, forse non vorrei esagerare nel dire, utilizzare la parola esplosa, la partecipazione è stata altissima, e proprio per poter dare un'assistenza un pochino più coerente alle persone che partecipavano abbiamo dovuto creare queste, diciamo, le classi, gruppi di 40 persone, adesso le abbiamo portate a 60 proprio in questa situazione di quarantena, per dare la possibilità un po' di partecipare un po' più persone, perché abbiamo creato le classi, anche proprio perché queste persone che rientrano nella classe abbiano possono essere seguite in maniera un pochino più consistente. Viceversa, prima c'erano centinaia di persone e il rischio era quello di non riuscire neanche a rispondere ai test, e quindi comunque la, diciamo, la partecipazione è alta. Come abbiamo fatto adesso? Abbiamo creato una classe ogni 3 mesi, cioè parte una nuova classe, e quindi diciamo all'inizio si parte il primo giorno, cioè per esempio il 1° gennaio sono partite le iscrizioni alla classe dei primi 3 mesi, il 1° aprile la seconda classe, e quando arriverà il 1° luglio ci sarà la terza, e così via. Esiste inoltre per gli associati una classe senza numero chiuso, quindi praticamente abbiamo attive due classi contemporaneamente per i corsi. Poi ovviamente tra poco inizieranno anche i corsi di Malesan sulla Gris Pencil, anche lì ci sarà la logica, diciamo, del discorso delle prove pratiche, immagino adesso ci dobbiamo ancora sentire con Luca per mettere a punto questi dettagli, però non vedo l'ora anch'io io stesso di partecipare, perché poi il tema è molto, per me è molto interessante il discorso Gris Pencil. Io per esempio nel corso base lo tratterò, ne parlerò, ma appunto in maniera introduttiva. Invece quello di Luca Malesan è quello di cui parlavo prima, cioè ogni argomento di Blender merita un corso più approfondito, e quindi ecco, il suo sarà un corso approfondito sulla Gris Pencil. Ma il bello è di questi corsi che praticamente entrano tutti quanti in un giro, cioè in un vortice, cioè paradossalmente per fare il corso, un domani per fare il corso di Malesan dovrai per forza avere le basi, non potrai fare, benché lui l'abbia strutturato adesso con un piccolo avvio basico sull'utilizzo di Blender per portarti a utilizzare Gris Pencil, in realtà Gris Pencil richiede una approfondita conoscenza anche di Blender, quindi un corso base bisogna comunque effettuarlo per utilizzare le Gris Pencil, lo stesso per lo Sculpt e tutti i corsi, diciamo, avanzati specializzati che avverranno, ci saranno domani, e quindi va praticamente a realizzarsi una concatenazione di tutti questi corsi, quindi corso base e corsi vari. Sì, io infatti quello in cui ci imbattiamo anche un po' tutti, il problema qual è? Che se non si hanno delle basi minime si rischia un po' di sbattere contro degli ostacoli. Ecco, a tal proposito infatti oggi vi volevo parlare un po' di quelli che sono gli errori che io vedo, un pochino errori poi in cui io stesso mi rispecchio quando cerco di imparare qualcosa di nuovo, ad esempio quando anche ho cercato a mio tempo di imparare Blender, ci sono degli errori che facciamo un po' tutti e di cui volevo parlarvi un po' oggi, ecco. Ho fatto anche qualche slide. Sì, Francesco, parlacene. Una cosa molto rapida, niente di nel frattempo faccio vedere una cosa.
Sì, io, vabbè, intanto ecco, ne parlo, però interrompimi se dico qualche sciocchezza. Ecco. Io interrompo te. Ecco. Correggimi. No, il discorso è quello, qual è uno dei più grandi errori in cui io, attenzione, tutto quello che dico adesso è rivolto anche a me stesso, cioè è proprio così, uno dei più gravi errori, secondo me, è quello di imparare a Blender cercando di navigare a vista. Navigare a vista è uno degli approcci più comuni che abbiamo, appunto io compreso, per imparare a utilizzare un nuovo software, per imparare anche, per dire, anche a suonare uno strumento musicale, ecco. Qual è quello di andare un po' a caso, no? Di lasciandoci attirare da quelle cose che più ci piacciono o che magari ci sembrano più affini a quello che già sappiamo fare, perché già magari conosciamo alcune cose. Quindi, diciamo, sì, dai, insomma, partiamo, ecco, iniziamo, partiamo e facciamo. Però, sì, può sembrare un'ottima scorciatoia questa cosa qui, la uso anch'io sempre, anche per usare il software che stiamo usando adesso per la diretta streaming, ho utilizzato questa tecnica, navigare a vista, poi alla fine sono arrivato, però quante cose non so, ecco, e non so di non sapere. Insomma, quello di navigare a vista sembra un'ottima scorciatoia, però purtroppo una cosa che io ho imparato nella vita, me l'hanno detto tante volte, purtroppo il concetto di scorciatoia è che non esiste. La realtà è che le scorciatoie non esistono. Cioè, quello che se oggi noi pensiamo di aver preso una scorciatoia, poi dopo la paghiamo successivamente, questa nostra furbata di aver preso un'altra via. Quindi teniamo a mente questo. Ecco, sì, va bene iniziare il primo approccio, però le scorciatoie non esistono. Siamo stati fortunati e sfortunati, perché abbiamo iniziato Blender quando nessuno lo conosceva, quindi siamo stati pionieri e questa è una bellissima cosa. Non io, tu sicuramente, perché io ho iniziato tardi, però praticamente abbiamo pagato lo scotto di non esserci formati, perché non c'era nessuno che formava. Oggi, avendo acquisito tutte le varie conoscenze, tu, grazie al tuo lavoro, formi tantissima gente all'uso di Blender. E appunto ci sta tutta la logica che tu stai dicendo, cioè ci sono tanti contenuti aperti, i tuoi contenuti sono quasi tutti aperti, quindi formatevi, questa è una cosa molto importante. Abbiamo avviato tutta una branca formazione all'interno di Blender Italia, sta prendendo corpo sempre più, le cose, stiamo facendo cose sempre più importanti, quindi iniziate subito con la formazione direttamente, perché se no fate le cose due volte. Sì, in effetti è vero. Comunque, tra poco parlerò di quello che se io ricominciassi da capo farei, ecco, per studiare Blender. Comunque, il concetto di navigare a vista ci porta poi ad avere dei problemi. Il primo di questi problemi è quello di avere una conoscenza a macchie di leopardo. Cioè, alcune cose le conosciamo bene, o pensiamo di conoscerle bene, altre invece non solo le ignoriamo completamente, ma non sappiamo nemmeno di ignorarle. E se queste cose che ignoriamo fanno parte dei fondamentali, insomma, ci possiamo trovare di fronte a dei blocchi completi. E questi blocchi ci possono anche inibire nel chiedere aiuto agli altri, perché magari pensiamo che la nostra domanda possa essere anche troppo stupida. Mi trovo delle persone magari che dicono scusa per una domanda stupida, oppure che proprio non pongono la domanda perché non hanno il coraggio di farla. Oppure ci sono anche delle situazioni esattamente opposte di persone che pensano di sapere quella determinata cosa, magari poi nascono anche nei forum delle un po' di attriti. Ecco. Insomma, alla fine ci viene da dire, ma come siamo finiti in questa situazione? Ecco, proprio perché spesso, appunto, andando a vista, navigando a vista, si imparano delle cose e saltandone altre che sono magari fondamentali. Ecco. E il secondo problema del navigare a vista è quello che spesso si va a perdere tempo nel voler imparare in dettaglio delle tecniche che sono sì utili, ma che possiamo tenere da parte per, diciamo,
per quando saremo pronti ad affinare le nostre conoscenze. Ecco, è un po', non so come dire, adesso per fare un esempio a caso, voler essere bravissimi nella luce volumetrica, guarda che bella luce volumetrica che ti so mettere in questa scena, e poi magari non sono capace di aprire un foro in una stanza, perché appunto navigando a vista ho imparato quella determinata cosa, mi ci sono appassionato, ho perso tempo, ore e ore per imparare quel concetto lì, però poi appunto non so fare una modellazione di base. E io stesso nel mio canale YouTube ho salvato una marea di video negli anni in una playlist chiamata da guardare dopo, proprio perché sono tutti argomenti che mi hanno sempre affascinato, però ho detto no, aspetto prima, insomma li utilizzerò per affinare più avanti, poi sono ancora lì da vedere, purtroppo non... Ci vuole anche il tempo, e appunto se ci si va a fermare sui piccoli dettagli si rischia di perdere il tempo, quando magari invece si poteva imparare molte più cose. Il terzo problema del navigare a vista è che prima o poi si sbatte contro la delusione. Quante volte siamo partiti in quarta, non solo con Blender, io lo dico un po' per tutte le cose nella vita, pensando di riuscire a creare cose fantastiche, cose enormi, e quando poi invece abbiamo iniziato ci siamo persi subito d'animo, no? Perché i nostri occhi vedono qualcosa e dicono bello, lo voglio fare, il nostro cervello dice ma sì, dai, sì, possiamo. Poi dopo quando iniziamo fisicamente a toccare con mano, boh, ci blocchiamo completamente. Quindi insomma rischiamo anche di trovare la delusione e quindi di perdere l'interesse, basta, non sono capace, e ci fermiamo. Il famoso sogno nel cassetto, diciamo, bene, io quante volte all'inizio io ho aperto Blender dicendo basta, oggi imparo Blender. Eravamo ancora alla versione 2.4 e poi dopo lo disinstallavo e lo richiudevo nel cassetto. Quindi diciamo anche navigare a vista può portare anche a questa situazione di una delusione, ecco, perché magari partiamo per delle cose di cui non siamo ancora in grado e rimaniamo un po' così. Infine, qual è il problema? Che a forza di piccole grandi delusioni rischiamo di non renderci conto che le cose da imparare sono ancora tantissime, magari invece noi pensiamo di aver imparato tutto, comunque di aver raggiunto il nostro massimo, vediamo gli altri che producono delle scene bellissime e noi invece non riusciamo ad andare oltre quel minimo che vorremmo fare. E quindi pensiamo di non avere più un traguardo davanti, ecco, che non abbia senso andare oltre. E cosa invece io farei, ecco, se partissi da zero? Secondo me, partendo da zero, ha senso togliersi subito una piccola soddisfazione. Adesso vi faccio vedere una cosa che forse qualcuno di voi avrà già visto. Ecco, togliamoci la soddisfazione, creiamo subito qualcosa che ci piace, seguiamo magari un tutorial, partiamo da zero, benissimo, impariamo a fare la famosa ciambella di Andrew Price, però ricordiamoci che una volta imparata a fare la ciambella, sappiamo fare quella ciambella. Se adesso questa ciambella la volessimo fare quadrata anziché tonda, siamo sicuri di essere capaci di farlo? Quindi sì, bello, togliamoci qualche insomma, prendiamoci dopo il cubo di default, la ciambella di Andrew. Esatto, prima cosa cancellare il cubo di default, seconda cosa fare la ciambella di Andrew Price. No, perché vabbè, a parte gli scherzi, in rete troviamo tantissimi tutorial molto belli che ci fanno fare delle cose molto carine, però non ci insegnano le basi. Quindi è facile seguire magari un tutorial passo passo, si fa così, si fa così, si fa così, ma non sempre capiamo perché si fa così. E quindi quando vogliamo poi mettere mano noi, creare noi qualcosa di testa nostra, ci rendiamo conto che anche aver imparato a fare la ciambella comunque non ci ha aiutato a saperci muovere con i nostri passi, però ci aiuta a capire che insomma siamo in grado di farlo, e quindi è molto importante secondo me togliersi appunto prenderci questa soddisfazione. La fase successiva
è seguire un corso di base. Ad esempio, adesso dovrei tirare l'acqua al nostro mulino, ma ad esempio il corso di base su di Blender Italia, perché è un corso che, come vi ho fatto anche vedere prima, tratta di la maggior parte degli argomenti. Blender è vastissimo, l'ho detto più volte, però ci dà la possibilità di avere una sorta di scaletta di argomenti che sappiamo, diciamo, essere importanti da sapere, e poi da lì possiamo partire nell'approfondire. Un'altra cosa importante che invece dobbiamo capire è che non esiste solo Blender. Cioè, Blender è uno strumento, però noi, per poter creare qualcosa di interessante, qualcosa di bello, dobbiamo avere dietro di noi un'educazione artistica. Adesso questo titolo mi è venuto in mente proprio un paio di giorni fa, perché mi è caduto l'occhio sul mio libro di primo liceo, che appunto era intitolato L'educazione artistica. Effettivamente ci sono certi argomenti che diciamo dobbiamo imparare a vedere anche noi stessi, cioè come è fatta le regole della composizione, della fotografia, del colore. Queste sono cose che vanno al di fuori dello strumento. Ora, io facciamo finta che questa matita sia Blender, no? Io vi posso insegnare a usare la matita, cioè appoggiate la matita sul foglio e iniziate a tracciare, fine della lezione. Però insegnandovi a usare la matita, non vi ho insegnato a fare un bel disegno. Quello è un'altra cosa, quello è imparare, capire perché un disegno è bello, perché un'immagine ci attira. Insomma, dobbiamo anche avere la nostra capacità di non solo seguire un corso, ma anche di guardarci attorno, vedere il lavoro delle altre persone, capire perché un determinato lavoro funziona e altri lavori no. Quindi, insomma, cerchiamo di capire qual è la differenza tra usare lo strumento, che Blender è lo strumento, e produrre, diciamo, un elemento artistico. Infine, ecco, a questo punto abbiamo imparato le basi, ci siamo divertiti all'inizio con la ciambella, abbiamo imparato le basi, ci siamo guardati attorno dal punto di vista artistico. Allora adesso sì che arriva il momento di approfondire un argomento che ci piace, ad esempio seguendo un corso sulla Grease Pencil, per dire, che è uno dei corsi di approfondimento che verranno prodotti, diciamo, tra i tanti, col tempo, arriveranno su, insomma, in Blender Italia. Quindi, diciamo, è questo, diciamo, l'iter che io seguirei partendo da zero, diciamo, per l'apprendimento. Io non so se ancora ci sei... Alessandro, non ti sento. Alessandro, non ti sto sentendo, non so se... Mi senti adesso? Adesso ti sento. Sì, perfetto, scusami. Stavo nel frattempo chattando con Andrea Coppola, che adesso faccio entrare nella stanza, in maniera tale che lui può iniziare con il suo intervento. Sì. Io consiglio vivamente a tutti quanti di seguire quelle che sono le indicazioni di Francesco per un risultato ottimale dei propri lavori, ma soprattutto nel breve tempo possibile. Ecco, il ragionamento è proprio questo, cioè cercare di formarvi in generale, per fare belle cose nel più breve tempo possibile. Questo è fondamentale. Riguardo alla composizione, consiglio anche di andare a vedere tutto quello che è il lavoro che ha fatto Cristina Ducci. Esatto, su questo tema, che non è da poco. Comunque sì, ecco, la capacità di formarsi viene anche da dentro di noi, cioè è una nostra capacità, cioè i video su YouTube, il corso su Blender Italia è uno strumento per formarsi, ma la prima motivazione deve venire da noi. Esatto, talvolta è innata e invece talvolta deve essere un attimino seguita, pilotata, in maniera tale che poi anche la nostra testa, che non è allenata a fare determinate cose perché non le ha mai fatte, cominci un attimino a sviluppare tutti quelli che sono dei concetti, delle tecniche e delle cose proprio che ci portino alla realizzazione.
Bene, io ne approfitto per salutare tutti quanti, anche fin tanto che aspettiamo Andrea Coppola. Stavo guardando adesso, non avevo visto ancora tutti i messaggi che sono arrivati, io contraccambio i saluti. Adesso vorrei salutarvi tutti, però siete davvero in tanti, mi fa molto piacere. Sì, nel frattempo ci ha raggiunto Andrea. Ciao, buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno Andrea, ben trovato. Ciao, ciao Francesco. Ciao. Tutto bene, tutto a posto. Andrea, adesso insomma, innanzitutto benvenuto alla Beacon Italia 2020 in modalità online, quindi questa novità straordinaria di questo anno. L'anno prossimo ricordo che è confermata la location di Bologna, la data chiaramente sarà da vedere, quindi la Beacon Italia Bologna verrà effettuata nel 2021. Va bene. Andrea, buongiorno, benvenuto chiaramente qui in, alla Beacon, grazie buongiorno. Per aver accettato di essere venuto, grazie di aver accettato di intervenire qui in questa giornata. Grazie. Di cosa ci anzitutto presentati per tutti coloro che non ti conoscono, sono davvero ormai in pochi, quindi. Buongiorno a tutti e grazie a te, grazie a voi, grazie a Francesco per... Devi attivare la camera perché vediamo la foto del... Oh, scusate. Il tuo bellissimo. Sì, questo è un mistero che non abbiamo risolto ieri. No, infatti l'abbiamo visto l'altro giorno, non ci siamo riusciti. Ok, allora, vi attivo anche lo schermo. Ditemi se lo vedete. Sì, sì, è a posto. Abbastanza fluido, si sente bene? Si vede la faccia? Vabbè, quello è il meno. Ok. Allora, buongiorno a tutti, grazie ancora. Io, per chi non mi conosce, sono Andrea Coppola, sono uno dei... Credo che siano 8-9 formatori ufficiali della Blender Foundation, nonché uno dei 3 formatori ufficiali di Blender Italia, per cui ringrazio ancora Alessandro, insieme a Francesco Andresciani e Francesco Arena, in cui ci occupiamo dell'alta formazione, chiamiamola così, di Blender, dello strutturare i corsi avanzati, nell'esaminare i formatori... i futuri formatori di Blender e nell'organizzare appunto i corsi avanzati di Blender per il conseguimento degli attestati ma anche dei certificati, dei tanto ambiti certificati, oltre che esaminatori. Fra le tantissime attività che svolgo, io nasco come architetto, ma ormai la mia principale così, occupazione è diventata quella del grafico 3D professionista, insomma ce l'ho fatta alla fine. E gestisco la mia scuola, Blender High School, che non è solo Blender, nasce principalmente con Blender, ma nel tempo ha allargato i suoi orizzonti anche con altri software, con altri workflow produttivi, come vi parlerò fra poco, in modo particolare parlando di videogiochi, che è un po' l'ultimo approdo per quanto mi riguarda, insieme ai miei collaboratori, per lo sviluppo di asset per videogame e videogame stessi, come vi farò vedere fra poco. Sì, esatto, il tuo intervento è mirato proprio a Blender come strumento all'interno di tutta una serie di altri strumenti, proprio per la creazione la produzione di game, di caccia-ratter, insomma, alcune esattamente, cose. Esattamente, lì, prego. Sì, no, volevo un attimino ricollegarmi al discorso che stai facendo, perché con Francesco Andresciani ci seguirà un po' tutta la giornata dove potrà, quindi diciamo che oggi insieme a Karin siamo il terzetto che condurrà, ecco, la trasmissione. Tu hai accennato al discorso del BFCT, d'accordo? Tu sei chiaramente un certificato BFCT direttamente dalla fondazione, dalla Blender Foundation, come chiaramente pure Francesco Andresciani, Francesco Arena, Luca Di Cecca e tanti altri, va bene, in Italia, Francesco Milanese mi viene in mente, mi vengono in mente tanti altri. Esatto, noi con l'associazione abbiamo avviato invece i formatori accreditati, che praticamente possono rilasciare appunto
i certificati e gli attestati dei corsi italiani, quindi fatti con su Blender.it, oppure voi all'interno delle vostre sedi accreditate per la formazione. Una cosa che mi permetto, così rubo due minuti, è proprio il discorso, il concetto di formatori accreditati. I formatori accreditati che vengono accreditati dall'Associazione Blender Italia, come te, praticamente diciamo che voi siete un caso particolare, perché essendo BFCT, quindi già accreditati dalla fondazione, qui in Italia diventate formatori accreditati in automatico, quindi non c'è bisogno di passare nessuno scoglio, no? Voi invece, questo va detto, contribuite all'accreditamento degli altri formatori italiani che non sono BFCT, sono quindi delle persone che decidono di fare i formatori in Italia per Blender e si vogliono accreditare, ma chiaramente devono passare lo scoglio di essere praticamente controllati, fra virgolette, fatemi passare il termine, esaminati, capire la capacità di formazione. E questo avviene grazie a Francesco Andresciani, a Francesco Arena, chiaramente a te, che fate parte di questa commissione valutatrice per coloro che vogliono diventare formatori accreditati. Dopodiché, una volta accreditati, possono rilasciare gli attestati per i corsi che fanno a distanza, oppure su Blender.it, i corsi online, oppure nelle sedi, va bene, scusa questa parentesi. Hai fatto bene, l'ho introdotta apposta la cosa, speravo che intervenissi per chiarire, perché insomma, soprattutto all'inizio della conferenza è un po', penso sia importante, insomma, una delle attività principali, oltre alla divulgazione, anche la formazione, quella di Blender Italia, dell'associazione, no? Quindi sì, puntiamo un po' a questo, partendo dai corsi e base e proseguendo poi per i corsi avanzati, i corsi privati, i corsi in aula, i corsi presso altre strutture, eccetera, eccetera, che poi è un po' quello che faccio. Infatti, oltre a Blender School, in cui... Prego, vi dire qualcosa? Sì, no, dicevo, il discorso dell'accreditamento è funzionale al rilascio degli attestati. Questo, il rilascio degli attestati rilasciati da un'associazione, quindi da un ente, è un valore aggiunto che noi abbiamo voluto creare, non ne abbiamo parlato abbondantemente, molte persone lo sanno, ma con te, grazie a te, grazie a Francesco Andresciani, agli altri formatori BFCT, abbiamo creato questo sistema di accreditamento proprio per dare un valore a quello che è la figura del formatore in Italia, colui che forma per Blender. Quindi il formatore accreditato deve avere degli strumenti validi, che sono i certificati che rilascia. Quindi, e tra l'altro il formatore accreditato può attivare la sede formativa, quindi è importante proprio che il formatore sappia, insomma, accreditare la sede formativa nello specifico, no? No, scusa, non ho capito. Dico accreditare a Blender Italia. Sì, accreditare. I formatori accreditati possono accreditare, possono permettere alle sedi formative di accreditarsi presso Blender Italia, quindi possono pubblicizzare il rilascio degli attestati e dei certificati professionali. Corretto, esattamente. E all'interno del sito blenderschool.it voi trovate un po' di informazioni, un po' di prodotti e una serie di videocorsi gratuiti suddivisi per tema. Prima o poi dovrò trovare il tempo di aggiornarli alla nuova versione. Il tempo è quello che manca, soprattutto in questo periodo che, per quanto mi riguarda, non so voi, ma insomma, in periodi di crisi sembra che tutti si scatenino con la formazione. Per fortuna, nonostante il casino, la tragedia di questo periodo, insomma, si sono messi tutti quanti d'accordo, quindi non ho più un attimo di tregua e mi fa anche piacere, naturalmente, perché insomma è una parte sostanziale del mio lavoro. Tra questi trovate anche corsi e videocorsi che potete trovare su Udemy, su GoPillar Academy, in particolare il corso di Blender 2.8 sulla piattaforma GoPillar Academy, più specializzata per architetti, geometri, ingegneri, insieme a tanti altri software, è l'unico corso su Blender che in Italia che rilascia i crediti formativi. E sì, di anche quanti crediti è importante? Il massimo 20. Bene, questa è una buona notizia, in maniera tale che le persone sanno che il lavoro di Andrea è un lavoro riconosciuto
non solo dall'associazione chiaramente, ma da tutti quelli che sono gli enti. Eccolo che, qua. Potete andare su gopillaracademy.com, ci sono tantissimi corsi, insomma, oltre a Blender. Io ne ho fatti alcuni, in particolare quello di Blender, Blender per l'ArcViz, quindi unito a Unreal Engine. View. Insomma, c'è tutta una valanga di informazioni dove l'utente può accedere e fare, insomma, formarsi tranquillamente. Ecco il sottoscritto, insomma, e rilascia questi crediti. Oltre a questo, vabbè, poi, insomma, per chi non lo sa, io sono l'autore di questa, Francesco lo sa bene, ti ricordi quando volevo farlo insieme, i quattro volumi, nella versione precedente di Blender erano 5, di Blender, la guida definitiva, che potete trovare su Amazon nel formato cartaceo con interno a colori e interno in bianco e nero, oppure in formato PDF su lulu.com. E poi fra tante altre pubblicazioni che ho fatto, insomma, Character Design, che è praticamente Character Creator, diciamo così, che è il corso per realizzare character utilizzando la suite di Reallusion, di cui sono l'unico formatore ufficiale italiano, un po' il corrispondente del Certified Trainer per Blender. E ancora Substance Painter, Unreal Engine, bene, S2, insomma, studiate. Detto questo, oltre al videocorso di Blender, che potete trovare su Udemy, per ora il modulo 1, dovrò tirare fuori il modulo 2. Fra altre cose, per concludere un po' la carrellata, io sono il fondatore, insieme a Davide Prestino e Marco Diodice, di Diesel, che è uno store di asset per 3D artist e per videogame. Sono fatti veramente, veramente di altissima qualità, non perché li abbia fatti anch'io, ma insomma, potete veramente trovare degli asset che potete utilizzare per i vostri prodotti, per i vostri videogiochi e tanto altro. Parliamo di videogiochi a tal fine, perché fra le mie attività, come ho detto in precedenza, c'è lo sviluppo sia degli asset che dei videogiochi. In particolare sto sviluppando, è arrivato alla versione alfa, realizzato completamente con Blender, totalmente con Blender, diciamo, poi le meccaniche sono fatte con Unity, un videogioco che si chiama Apex of Nothingness, scusate. Vi faccio vedere una piccola presentazione saltando dei punti perché è un po' lunga, insomma, una carrellata. Non so se si sente l'audio, per ora è in italiano ma sarà in inglese, che probabilmente, se tutto va bene, verrà pubblicato. Notare che il personaggio principale è il sottoscritto, sofferente. Al momento, mai una gioia, anche nei videogiochi soffriamo. Mai una gioia, insomma. E c'è, insomma, questa ambientazione, questo è il primo livello, si trova all'interno di una grotta. Beh, io vi dico, anche per riallacciarmi a quello che ha detto Francesco in precedenza, mando velocemente avanti, è il fatto che in un ciclo produttivo professionale, Blender, nel nostro caso, va visto appunto come uno strumento, forse il più importante per chi vuole utilizzarlo per modellare, ed è, vi assicuro che è validissimo. Blender ormai è parecchio utilizzato, ma a parte nel cinema, come ben sapete, ma anche nei videogiochi. Vi faccio alcuni titoli, scusate, Fortnite, Battlefield, ok? Parliamo di roba grossa, io ho contribuito anche con asset di altri videogiochi, questo sta andando avanti, veramente sembra che abbia riscosso parecchio successo. È molto bene. Insomma, per chi, e lo sto sviluppando con il mio gruppo di lavoro insieme a Diesel. Chiudiamo un momento, tanto insomma è soltanto una demo, come si chiude qua?
Okay. Sì, sì, poi tutti quelli che vorranno magari vedere tutti questi lavori, eccetera, io li invito chiaramente a seguirti sui canali, sui tuoi canali, basta scrivere su Google Andrea Coppola ed esce l'ira di Dio, potranno raggiungerti chiaramente in qualsiasi stato. Sì, comunque Diesel lo trovate anche tu. Prego Karim. Perché ogni giorno mi manda la richiesta di un mi piace a una pagina per come scrittore, come architetto, vabbè, giustamente si coccola, lui si coccola i suoi blenderisti. Certo, ogni tanto mi invento una nuova. C'ho le mani ovunque, praticamente. È detta così brutta. No, è detta così, è giusta, perché proprio dà l'idea. Ste mani tutte piene di dita. Ok, e dunque, per quanto riguarda. Poi una cosa che vorrei dirvi, se siete interessati alla formazione, specie dei videogiochi, io sono il direttore del corso di 3D Art presso l'Accademia dell'Immaginario di Vigamus Academy a Roma. In questo momento c'è il corso, è annuale, sono 500 ore, che tra l'altro rilascerà agli studenti alla fine del corso i certificati di cui sopra. E questo è il corso di 3D Art, veramente bello, interessante, e il corso di 3D Art e Game Development tra l'altro sono uniti, perché il lavoro che i ragazzi stanno facendo in 3D Art passerà al gruppo di lavoro di Game Development per la realizzazione di un vero e proprio gioco semplice ma abbastanza avanzato in collaborazione con Tor Vergata. Volevo riallacciarmi a quello che diceva, come ho detto prima, Francesco, perché all'interno della strutturazione, diciamo, del workflow produttivo di un qualsiasi lavoro, Blender deve essere visto per forza, per arrivare a certi livelli, come uno degli strumenti, forse il principale, forse uno dei principali. Nello specifico, io naturalmente sono qui a Blender Italia, ma va detta questa cosa, oltre Blender utilizzo Substance Painter per realizzare dei materiali veramente, veramente, veramente avanzati. Vi invito a dare veramente un'occhiata a questo software e a utilizzarlo, e alla suite, diciamo così, di Reallusion, Character Creator e iClone per la realizzazione dei personaggi. Me li tira fuori veramente personalizzati, posso inserire anche facce conosciute, note, la mesh si adatterà da una semplice foto anche alla geometria della faccia, no? Quindi se io faccio una foto a una persona che ha un grande naso, il software riesce a calcolare la profondità, ecco, per esempio poi mandami una bella foto di come fare, faccio il mio naso non si tocca, non ti permettere, Andrea, non si ma tocca, te lo posso anche aumentare tra l'altro tu... aggiungo una cosa, noi abbiamo sempre detto e ribadiamo il concetto che Blender è un software inclusivo, cioè può includere tutti i software ed essere incluso all'interno di una rosa di software tranquillamente, quindi non è esclusivo assolutamente. Non si pensi che Blender debba dare calcio ad altri software, perché non funziona così, sarebbe una cosa sbagliata. Naturalmente. Io negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, vi voglio fare rapidamente, se siete d'accordo, vedere, ho fatto una cosa al volo veramente inguardabile, una piccola tecnica che non tutti conoscono e non tutti sanno usare e che è molto utile per la semplificazione, diciamo così, del processo di calcolo, specie quando si tratta di scene molto importanti, molto pesanti, che è quello del baking. Bake vuol dire cuocere, in sostanza, per intenderci fissare definitivamente qualcosa e scaricare dalla memoria e dal calcolo tutta una serie di, nel particolare del materiale, il ray tracing, il ricalcolo delle luci, delle ombre. Allora, uno dei, naturalmente non abbiamo tempo per fare esercitazioni molto lunghe, cioè vi faccio vedere rapidamente. Io ho fatto proprio al volo questo tavolino copiato da un tavolo di design che ha, io ho messo anche sotto, insomma, delle viti, delle piastre, le gambe sono cromate, il materiale è in legno, poi ho messo un piatto appositamente per creare più materiali di uno stesso oggetto.
Ok, quindi abbiamo una semplice ceramica, non ho voluto insistere, tanto il senso non era quello, per il piatto, un legno molto semplice con tre texture per il tavolo, il materiale per il metallo cromato, il materiale per il metallo, diciamo, più goffrato, ma insomma... Sì, sì, giusto un esempio. Considerate che un solo tavolo con un piatto sopra ha quattro materiali. Adesso qui ci sono dei metalli, l'ho voluti volutamente fare semplice, ma avrei potuto mettere magari delle normal map per fare dei graffi sul metallo e usare tante texture. Diciamo che in una scena, in una parte magari, scusate, di una scena come questa, avremmo potuto avere 4, 5, 6 materiali, ognuno con 3, 4, 5 texture, tutte da calcolare. Il processo di baking, molto usato nell'ambito del gaming, consente di fissare insieme, creare un unico, chiamiamolo, multimateriale, utilizzando delle texture che definiscono la natura delle varie parti del progetto. Allora, come sapete sicuramente, ogni parte, specie quelle che utilizzano texture, viene scucita, diciamo così, unwrappata, no? Adesso io l'ho fatta molto banale così. Sappiate che in alcuni game engine come Unreal questo tipo di mapping può dar fastidio per problemi di un processo detto light map. Allora, come risolverlo? Beh, la prima cosa da fare è entrare qui nell'Object Data Properties e sappiamo che il nostro piano del tavolo ha una UV map. Allora, cominciamo a creare una seconda UV map e facciamo lo stesso per il piatto, facciamo lo stesso per le gambe, nessuno mi paga per mettere la versione renderizzata, facciamo lo stesso per la piastra. Avrei potuto mettere quanti materiali voglio, ok? Quindi piastra, gambe, tavolo, eccetera. Io seleziono tutto quanto, tutti i quattro oggetti che compongono questo progetto, entro in Edit Mode, seleziono tutto. Come vedete c'è un gran casino, insomma, una sovrapposizione di UV map. U è semplicemente Smart UV Project, lascio un minimo di spazio, di margine, fra le varie... isole, quindi le parti di mesh che vado a scucire, non so se si vede, faccio calcolare un momento e voilà, me l'ha messa in questo modo. Non mi piace molto, io vi consiglio di andarvi a scaricare il plugin UV Pack Maker 2, che mi migliora, ecco qua, il mapping su una texture, ok? Andandomi a coprire tutti gli spazi. Ora, il prossimo passo è quello di creare le texture, quindi il set di texture del multimateriale che compone questo oggetto qui. Come si fa? Torno in Object Mode e vado a creare una nuova texture. La chiamiamo per esempio Tav Base Color. Sì, tu hai detto che tra l'altro tra le varie parti dell'unwrap rilasci un po' di spazio, perché poi il bake farà un piccolo spessore aggiuntivo esterno, no? Proprio per evitare che si accavallino. Così è quello 0,03 che vi ho detto. Esatto, questa sbavatura aggiuntiva serve al bake per evitare poi che negli spigoli si possano creare sovrapposizioni di texture e sbaffature, diciamo, nel materiale. Grazie di averlo detto. Allora, in base alle texture originali, questa è una 3K, quindi dovrei fare... Considerate che nel fare un'unica texture, le texture originali andranno un po' compresse. Ora, anche per motivi di velocità, dovrei fare un 4K. Non lo facciamo, facciamo semplicemente un 2048x2048, quindi andrò a peggiorare la situazione, ma non importa, è solo un esempio. Do la texture e questa è la mia texture al momento nera del base color, CC color, non so perché. Ok. Quello che devo fare per tutti i materiali, vado ad aggiungere un nodo texture, image texture, eccolo qui, e mi vado a caricare la texture tav base color. Eccola qui, la tengo selezionata, la copio, vado nei vari materiali e vado a incollarla a tutti i pezzi.
io posso anche unire la mesh volendo, anzi probabilmente è quello che farò. Eccola qua, ok? Seleziono, andiamo a unirli, va, così non seleziono ogni volta tutto, Ctrl-J, ok, ho un unico oggetto in sostanza con quattro materiali, controllo che tutti i quattro materiali abbiano la immagine selezionata, vado qui in Bake, funziona solo con Cycles e per chi ha le nuove schede RTX come ho io, non attivate Optics perché al momento Optics non supporta il Bake. Vado su Bake, Diffuse, tolgo Direct e Undirect per avere esclusivamente il colore non influenzato, rimetto i 3 pixel di distanza, 2000 mi sembra un po' troppo, per fare presto facciamo, non so, 100 campioni, e lancio il Bake. Facciamo calcolare, 2%, 3%, 4%, forse dovevo mettere 10. se credete lo fermo, metto 10 campioni, tanto è soltanto un esempio. In sostanza, mentre calcola, creerò una nuova texture come roughness, una nuova texture come normal map, una nuova texture come ambient occlusion, e in questo caso, per esempio, una nuova texture come metallic. Ora, il bake qui, Blender non prevede il bake per il metallic, quindi praticamente quella texture che mi va a definire dove il materiale metallico, con il colore bianco è sì, nero e no, in sostanza, così come per il bump e la roughness e così via, e vado a modificare il colore. Allora, io adesso devo fermare per forza perché ho fatto un errore, o meglio, ho dimenticato di fare una cosa. Metal... Fai un attimo le tue cose, io volevo semplicemente dire una cosa riguardo al bake, che è un qualcosa di importantissimo, sì, che in pochi conoscono. Il bake ha la particolarità di stampare la luminosità, le ombre, gli effetti bump sulle texture, restituendo una texture più completa rispetto a quella che è stata generata inizialmente e praticamente incollata, applicata, esatto, all'oggetto mesh. Quindi ha una grossa validità il bake. È vero, è oneroso come sistema inizialmente, però una volta che ci ha restituito le texture che ci servono, le possiamo andare a mettere in un solido, esatto, magari in una scena dove magari una scena che deve girare in 3D online, ad esempio, e quindi andare a sovraccaricarla di luce, di ombre, e quindi calcolo e precalcolo con una texture dove l'ombra è già impressa, quindi un'ombra fittizia già impressa sulla texture, diciamo, permette all'oggetto, magari in visualizzazione web, di essere molto 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 più veloce. Quindi, esatto, il lavoro iniziale fatto con il bake pagherà successivamente, è chiaro, esatto, e soprattutto permetterà, con questo set di texture PBR, di espandere praticamente l'esportazione del modello in qualsiasi... Qui ha fatto un errore, non mi ha messo il... devo non averlo selezionato. Sì, il bake è un... veramente, io l'ho fatto, lo uso in generale, obiettivamente non è molto friendly use, diciamo, o meglio... parrebbe inizialmente, una volta capito il concetto, che funziona tutto bene, poi in realtà ci sono tante cose da rivedere. Uno degli errori comuni che si fa spesso è quando esce il nerone, perché molto spesso le persone magari prendono quella parte di unwrap, la sovrappongono a un'altra parte di unwrap, chiaramente il risultato sarà nero, perché c'è una... Esatto. Sì. Allora, nella corsa, perché io do sempre l'occhiata all'orologio, nella corsa bisogna fare caso di selezionare il nuovo VMAP come target, e accendere quello precedente per tutti i materiali. Quindi mi ha scomposto questa cosa, evidentemente questo non è stato fatto per tutto. Comunque, in sostanza, vabbè, me l'ha diviso in due texture, ha fatto un casino. Comunque, in sostanza, vedete, le parti di legno sono nella zona giusta, le parti di metallo me l'ha messa in un'altra texture perché di corsa devo aver fatto qualche errore, me l'ha messa qua. Vi faccio notare che mentre tu parlavi io ho tolto
metallic dai materiali metallici. Questo perché il diffuse nel calcolo del bake vuole che vengano eliminati metallic e valium, proprio per motivi di riflessioni e trasparenze. Vi dico come fare rapidamente l'UV mapping, scusate, il bake per quanto riguarda il metallic. È sufficiente creare la nuova texture metallic, andarla a selezionare qui in tutti quanti i materiali, e nel materiale originale l'oggetto metal, tutti gli oggetti metal, a tutti gli oggetti deve essere spento metallic, messo il color, il base color come bianco, mentre nel caso del legno, per esempio, togliere tutto quanto e mettere nero. Ok, quindi materiali dielettrici o non metallici, anche vetri per certi versi, dovranno avere il colore nero, e per i metalli il colore bianco, grigio, a seconda del vero colore del metallo. Anzi, sì, no, il metallo vero e proprio. La reazione metallica la farà poi invece il materiale, anziché la... E rifare, esatto, e rifare il bake semplicemente come diffuse, salvandolo come metallic. Alla fine del processo io vado a cancellare le vecchie UV map, quindi questa nuova diventa l'UV map per tutti i materiali, ok? In realtà me ne basta uno di materiale, vado ad attaccare la texture base color qui, la metallic qui, la roughness qui, non so, l'ambient occlusion lo vado a moltiplicare per il base color con un nodo color multiply, non so se abbiamo canali alfa trasparenti, diciamo, quindi con lo stesso concetto, sì trasparente, no trasparente, lo vado ad attaccare su transmission, la normal map e così via, tolgo tutti gli altri materiali che non mi servono più e tutti questi oggetti avranno un unico materiale con solo 3-4 texture invece di 18. Ok, che potrà essere naturalmente esportato e così via. Credo che il tempo sia finito. Sì, sì, adesso ci sta per raggiungere Matteo, che ho già, già in comunicazione via Messenger. Andrea, ti ringrazio tantissimo per questa cosa, questa grazie. Spiegazione. Chiaramente tutti i blenderisti vadano poi ad approfondire i vari concetti. Nel frattempo ci ha raggiunto Matteo. Buongiorno Matteo. Matteo, buongiorno. Ciao Matteo. Matteo, buongiorno. Ciao a tutti. Io vi saluto. Andrea, ciao. Ti ringrazio di cuore a nome di tutta la community per questo intervento. Chiaramente con te ci sentiamo molto spesso, quindi potremo approfondire tante altre cose in futuro, soprattutto per quello che è la formazione. Va bene, grazie di cuore, Andrea. Ciao, bravi. Andrea. Grazie. Ciao, Francesco. Ciao. Bene, Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Arrivato. Grazie per aver accettato questo invito. Grazie a voi per l'invito. Raccontaci un po' di te, Matteo. Allora, aspettate che vi condivido anche lo schermo, così posso farvi vedere delle cose. Dovreste vederlo. Sì, sì, tranquillo, vai che vediamo. Ok, allora. Allora, io mi occupo di illustrazione, principalmente illustrazione e character design. Quello che vedete è appunto il frutto del mio lavoro nel campo del 2D, diciamo. E, appunto, di solito lavoro in modalità bidimensionale, però ho sempre avuto la necessità, la pulsione di provare a trasferire appunto questi personaggi in formato tridimensionale. Vi faccio vedere alcuni esempi, ad esempio questi personaggi che realizzo appunto sempre all'interno di Photoshop, ad esempio con la Wacom Cintiq. Sono fantastici. Grazie. Però insomma sentivo, ho sempre avuto appunto questa pulsione di realizzarli in 3D e diciamo che sono stato fortunato perché comunque ho iniziato diciamo a cavallo della 2.79 e della 2.80 di Blender ad esplorare le funzioni di sculpting appunto di Blender e questo mi ha permesso di avere un accesso molto più facilitato rispetto a chi magari invece si è approcciato prima
appunto al, a questo tipo di disciplina, perché comunque sono stati fatti dei passi avanti giganteschi, anche solo impostare un file molto più semplice e immediato, basta appunto cliccare appena si apre un nuovo file la funzione di sculpting e si parte già con una sfera ottimizzata per iniziare già a scolpire abbastanza nel dettaglio. Quello, diciamo, sei uno sfortunato fortunato che ha iniziato con la 270X in generale, 279B. Insomma, abbiamo dovuto ristudiare non tantissimo veramente, perché era già bravo con Blender, la sofferenza è stata minima, per invece per chi era alle prime armi, andare a cambiare è stato un po' uno stravolgimento. Se non era convinto prima con la 2.8, diciamo, molti hanno lasciato, però devo dire che sono poi ritornati, perché perché comunque veramente ogni settimana hanno, anche solo seguendo i Blender Today, si vedono quanti passi in avanti effettivamente fanno. E io in realtà vi faccio vedere questo progetto che ho realizzato insieme alla mia ragazza, e appunto è stato realizzato tutto in Blender. E lei lo utilizzava già, lo utilizza molto meglio di me. Lei è sicuramente una che ha le basi. Io ho più una competenza, come dice. Sì, è una piantina, diciamo, stilizzata, molto bella, che si trova sul tuo sito. Sì, sul portfolio, esatto. Sì, questo è tutto realizzato in... Che è veramente molto bella. È di Gardaland. Esatto. Con tutte le attrazioni, eccetera. E quindi... Qui gioco forza, ho dovuto comunque mettermi in gioco per aiutarla in alcune parti di modellazione. E visto che mi interessava comunque più la parte di sculpting, c'era parecchio materiale da realizzare di scenografie, ho provato appunto a buttarmi su quell'aspetto per aiutarla appunto a riempire le varie strutture. E quindi man mano, diciamo che ho imparato più che potevo dalla necessità, diciamo, di dover affrontare una cosa. E dopo mi sono fatto trascinare, diciamo, da quello che era il mio stimolo creativo, che magari, cioè, sono d'accordo sul fatto che possa essere un approccio non proprio ottimale da un punto di vista della formazione, ma cioè, nel mio caso mi sentivo che, cioè, era proprio la pulsione della trasposizione dal 2D al 3D che cercavo di avere, quindi comunque il mio approccio è sempre da quel punto di vista di utilizzare il mezzo in modo espressivo. Scusa se ti interrompo, sì. Però come abbiamo detto con Francesco, per certe persone è innato, cioè mettersi davanti a un software complicato come quello per il 3D come Blender può diventare uno scoglio insormontabile, allora lì chiaramente consigliamo formazione, però sappiamo pure bene che ci sono delle persone innate che di fronte a un software molto complicato ne comprendono immediatamente la logica e poi acquisiti quelli che sono gli strumenti lo utilizzano in maniera molto spedita, come è successo a te e come è successo a tanti altri. Sì, bisogna dire che comunque, cioè, io sono uno che per le basi, le fondamenta, sono perfettamente d'accordo con quel principio. Diciamo che ho fatto un po' ragionamento al contrario, mi sono fatto trascinare creativamente dalle possibilità e poi chiaramente dovendo affrontare una serie di problematiche, mano a mano sono andato a cercare di colmare le lacune che avevo, perché mi si presentavano proprio dei problemi, chiaramente. E diciamo che sulla parte sculpting riesco comunque a mantenere un discorso più espressivo. E appunto questo è quanto facevo prima. Dopo vi lascio comunque tutti i riferimenti, tutti i link, se volete andare a sfogliarvi sì. la galleria. E quello che volevo farvi vedere a proposito dell'educazione artistica che veniva menzionata prima, io vi faccio vedere una serie di principi base legati al character design, proprio, che volevo farvi vedere prima di entrare in Blender. Allora, diciamo che, tra l'altro, il fatto di poter utilizzare Blender vi aiuta tantissimo a capire questi principi, perché siete costretti mentalmente a destrutturare le forme più complesse e a usare i principi base della creazione dei personaggi. Spesso vi accorgerete appunto che se prestate attenzione ai personaggi anche nei film di animazione, che vengono utilizzate delle forme base molto, molto precise, molto semplici per comunicare una serie di sensazioni che si vogliono appunto far trasparire. E in generale le forme circolari trasmettono una sensazione comunque di morbidezza,
di personaggi amichevoli, di quasi di inattività del personaggio, non una minaccia, ecco. Allo stesso tempo le forme quadrate invece danno stabilità, forza e più attività, mentre quelle triangolari molto spesso vengono associate ai personaggi negativi, quindi ai personaggi pericolosi. Vi accorgete da questo esempio qui, no? E la cosa interessante è che ovviamente queste forme poi si possono combinare, quindi immaginiamoci di voler fare un personaggio positivo, ma anche che ha una qualcosa di, diciamo, di molto attivo, di potenzialmente sfuggevole, e vedete che appunto vengono realizzate queste cose, allo stesso tempo usando una forma di cerchio, di una di quadrato, che viene spesso utilizzata nella creazione dei supereroi, vedete che le forme... È molto interessante. E questo è veramente utilissimo quando si inizia a fare tipo dell'esplorazione di personaggi all'interno dello sculpting, perché si iniziano a creare le forme di base. E la struttura base dei personaggi, conoscere appunto le forme, avere un'educazione appunto artistica, avere le basi del disegno anche, ci permette tantissimo di gestire anche il flusso di una geometria, sia che si faccia in 2D che si faccia in 3D, è importante sapere e avere in mente già la tridimensionalità che potrà avere poi quel personaggio, anche perché muovendolo in 2D, se non si ha la concezione di come questo personaggio occupa uno spazio, non risulterà mai credibile, ecco. Per cui vedete, quando vengono fatte anche le style sheet dei personaggi anche in Disney, è come se avessero quasi fatto una topologia, diciamo, di base su un personaggio 2D, perché chiaramente, cioè, come una buona topologia ti permette di deformare in modo corretto un personaggio nel 3D, e questo funziona anche nel 2D. Vedete sempre strutture di base, questo è un lavoro che si fa molto spesso negli studi di personaggi. I turnaround, che sono chiaramente utilissimi quando si deve andare anche a fare un discorso di modellazione, qui ce ne sono vari esempi, però vedete che insomma... Sì, sono anni che batto sul concetto che far entrare prepotentemente i character design all'interno della community, perché sono una parte importantissima del ciclo produttivo, anzi, sono la parte subito dopo il concetto intellettuale, la prima lavorazione di una creativa. Ma addirittura capita che a volte siano gli stessi personaggi a trascinare la storia, no? Molto spesso, cioè, si può partire da diversi punti di vista. Quindi si può creare la storia partendo da una storia, oppure si può partire da una storia creando il personaggio e creandoci una storia intorno, perché comunque è per il discorso del traino creativo, no? C'è sempre qualcosa che ti porta più in profondità dopo. Mi fai venire in mente quando ho visto tutti i disegni fino ad arrivare al disegno finale, proprio alla generazione di quello che è il personaggio, diciamo, cattivo, malevolo di Star Wars, Darth Vader. Sì. Hanno iniziato proprio con dei bozzetti completamente diversi da quello che poi è stato il risultato finale, ma è stato bellissimo vedere proprio tutto il concetto lavorativo fino al prodotto finale, che è questo grande omone nero che fa veramente paura. E se ci pensi, al casco effettivamente è una combinazione di forme, cioè, che rispecchia anche la sua personalità, perché comunque la parte sopra è tonda, che quindi nasconde un po' il suo passato. Adesso non vorrei spoilerare, spero che... No, immagino che avevo 8 anni, 44, degli anni 70, quindi... Però dopo comunque c'è questa forma quadrata, e in generale è un triangolo, però il suo casco, no? Quindi, cioè, andando ad analizzare queste cose poi si scopre molto. Altra cosa importante è il discorso della silhouette, che poi tra l'altro in Blender è comodo, perché attivandola nelle funzioni anche dove c'è nel matcap, comunque sulle funzioni dei vari shading, c'è la possibilità di dargli un colore piatto. Io questo lo utilizzo molto, perché in questo modo, mentre faccio esplorazione, posso girare il personaggio e capire se la silhouette funziona, quindi è praticamente ha una resa 2D sul 3D. La silhouette è importantissima, perché vedete, cioè, voi questi personaggi li potete riconoscere tutti, anche se non hanno minimamente nessun tipo di line art che ti descrive appunto il... Sì, l'ho visto tutto sito questa cosa qua, ed mi è risultata molto interessante. Ecco, è come riconoscere una persona lontana un chilometro, basta, esatto, che il sole dietro, e quindi anche in ombra, se è quella persona. Ecco, tu facevi riferimento a Topolino è
lo si distingue. Sì, ma facendo appunto da Fidak, Fred Flintstone, cioè Bart Simpson, Ren and Stimpy, SpongeBob, esatto. Cioè si possono riconoscere veramente... Ci stiamo riconoscendo esattamente tutti i personaggi che tu stai facendo vedere. E poi vabbè, una breve panoramica sulle espressioni facciali, che questo è utile anche chi fa animazione, ad esempio, anche, o magari utilizzando le shape key di Blender, a volte mi capita di fare dello stesso personaggio con lo sculpting, iniziare a tirare la mesh appunto per cercare di fare diverse espressioni e poi magari con le shape key riuscire a fare un'animazione dei vari passaggi tra uno e l'altro. La cosa interessante è che vedete che funzionano proprio come gli slider nell'animazione, nel senso che si parte da 6 espressioni base che comunque sono rabbia, disgusto, sorpresa, felicità, tristezza, gioia e sorpresa appunto, e quindi queste cose si possono mixare e possono avere diversi livelli di intensità, quindi la rabbia può partire da uno semplice sì, esatto, e la cosa utile è che queste cose poi si possono mixare, quindi diciamo che ad esempio rabbia più tristezza, uno come si fosse sentito tradito in quel momento, no? Quindi si va a mixare quei due sentimenti e le espressioni facciali vanno, però partono da queste 6 di base, diciamo. Sì, tanto Matteo, guarda, in questo momento so che i creativi e gli associati e non associati che stanno collaborando con l'associazione Blender Italia per la creazione di un piccolo corto, un piccolo progetto che ci sta tenendo impegnati da più di un anno, in questo momento sono attaccati al monitor a guardare questo tuo intervento, veramente veramente molto interessante per tutti, ma per noi che stiamo lavorando invece molti non ce l'hanno, ecco. Ok, dovremmo essere nuovamente online, è saltato un attimo la connessione. Ecco, rieccoci. No, dicevo che volendo appunto, se questa cosa interessa, poi questo PDF posso rimetterlo a disposizione anche nel gruppo per chi volesse averlo come reference, ecco, nessun problema di questo tipo. Sì, un attimo che ci accertiamo che sia ripartita la... Un attimo solo, ragazzi. Sì. Controlliamo un attimo che sì, tranquillo. È tornato tutto a posto, il bello della diretta. Beh, lo stavo proprio dicendo a Matteo che per tutte le persone che collaborano con me alla realizzazione di questo piccolo progetto che si chiama Cubes Game, che è un piccolo corto realizzato con l'aiuto di molti associati, tra cui Katie Pereira, che si è appena collegata questa prima conference online, questo tuo intervento sicuramente genererà tantissimo interesse, quindi ti ringrazio molto. Credo che sia tutto a posto e possiamo continuare. Sì, ragazzi, grazie, scusate, un problema tecnico velocissimo già risolto, che poi continuare, Matteo, grazie. Ok, e appunto, partendo da queste espressioni, vedete che anche solo dall'espressione degli occhi o dall'espressione della bocca potete capire effettivamente già molto di quello che un personaggio vuole esprimere. Ce ne accorgiamo in questi giorni, avendo tutti quanti le mascherine, che dobbiamo guardare tantissimo che espressione hanno gli occhi per capire effettivamente che espressione hanno le persone davanti a noi. Quindi capite immediatamente i vari tipi di sensazioni. Così come sono importanti le espressioni facciali, è importante il linguaggio del corpo. E vedete appunto, lo capiamo molto, molto semplicemente quando guardiamo magari i nostri animali di compagnia che riescono a comunicare le loro sensazioni attraverso certi tipi di posture o comunque movimenti. E questa è un'altra cosa importante quando si realizzano magari dello sculpting, perché al di là di magari non avere un modello adatto ad essere appunto riggato ad animato, però comunque si può pensare di, con gli strumenti che ci sono all'interno di Blender adesso, nei pennelli tipo il post brush, oppure comunque utilizzando elementi separati e poi andando a riposizionarli, a creare una posa dinamica. Però è importante riuscire a capire come funziona la forza all'interno di un oggetto che si muove, comunque di un corpo che si muove, e mantenere appunto sempre una linea di forza che ci dà la direzione del movimento che sta per essere effettuato e capire dove appunto questa forza inizia e finisce, quindi dove viene scaricata, dove si appoggia. Quindi vedete che ad esempio anche questa... Il discorso di Francesco
sembra tutto facile, ma non è nulla facile, serve tanta formazione, tanto studio, andare a vedere le fonti e quant'altro. Sì, e poi più che altro soffermarsi e cercare di capire come funzionano le cose, no? Che non è un approccio diverso di avere appunto cioè partire proprio dalle basi, perché ti permette di osservare le cose e capire come scomporle anche nella propria testa. Importante avere anche tanta curiosità. Esatto, ma esatto, che poi alla fine è quello che mi ha portato ad arrivare a provare appunto la trasposizione in 3D, perché ero veramente curioso di vedere come sarebbe diventato il risultato che avrei potuto ottenere. E qui vedete appunto vari esempi di linee di forza, vedete come due semplici rette, due semplici linee anche possono comunque dare espressività a un corpo anche senza vedere la sua testa. Poi ci sono varie regole, ad esempio, vedete, per tirare un pugno bisogna cercare di lì creare due linee contrastanti in modo tale che comunque ci sia sempre un senso di velocità e un senso di fermata, diciamo, no? E mantenere sempre la semplicità è importante, perché in questo caso vedete che non c'è dinamicità e non si capisce quale sia l'azione che sta per essere attuata. In questo caso c'è proprio come un elastico tirato praticamente, no? E sì, la stessa cosa nell'altro verso. Posso dire tranquillamente che queste regole che riguardano il 2D si collegano tranquillamente a tutte quelle che sono, anzi, alle famose 10 regole per l'animazione. Quindi... Sì, esatto, che comunque lo vedete qua, anche con un semplice tappeto, solo con la sua postura, solo con la sua illuminazione, può praticamente andare a comunicare, così come appunto la lampada della Pixar. E appunto, come dicevo prima, capire la struttura di base delle cose, quindi questo nel 3D ci torna molto più semplice, perché comunque potendo generare delle forme base, appunto delle forme primitive, possiamo iniziare a comporre il nostro personaggio un po' come preferiamo. Però è importante appunto avere questo discorso della struttura e delle forme base. Questa è una cosa che magari dopo vi farò vedere con un esempio di file che ho preparato. Bene, io se vuoi ti faccio vedere degli esempi di cose che ho realizzato ultimamente, sì, che ho devi che ho trasposto. Far vedere l'ultimo modello che hai realizzato proprio per di oggi, perché... Allora, questo su richiesta l'altro giorno di Alessandro, ho detto supereroi ne ho fatti pochi, però ho detto cimentiamoci in questo Batman. Esatto, giro la tre quarti perché è la visualizzazione. Esatto, vi faccio vedere. Si vede? È abbastanza fluido, siccome... Sì, vai Matteo. Benissimo, benissimo. E qui, sì, diciamo che alla fine sono pochi oggetti. Adesso qui li potete vedere, qui li uniti tutti per poter animare la cosa, ma... Sono tre oggetti principalmente. Sono partito appunto dalla maschera, quindi da una sfera in realtà, e con gli strumenti di sculpting alla fine sono andato a generare le varie forme fondamentalmente. E io principalmente utilizzo... Cioè, provandoli un po' alla volta, a parte che ne aggiungono ogni giorno di nuovi e che fanno cose veramente allucinanti. Gli ultimi aggiornamenti abbiamo visto addirittura sul multires o comunque sul cloth brush, che ci sono appunto degli aggiornamenti incredibili. Ma io in realtà ne uso veramente pochi, cioè principalmente uso il draw sharp, cioè diciamo, parto con la sfera, poi cerco di dare le forme base con l'elastic deform che mi permette appunto di tirare, le forme base. Una volta che ho generato quelle forme, inizio con lo scrape brush e il draw sharp a definire come se proprio disegnassi su una superficie 2D. Lo scrape brush mi piace perché mi dà il contrasto tra le forme morbide e le forme più nette, che va a creare appunto questo tipo di spigolature che rendono, che poi dopo mi piace come fanno rimbalzare la luce. E dopodiché, se devo utilizzare inserire un altro oggetto, lo faccio appunto creando una nuova sfera e facendo lo stesso procedimento. E quello che faccio dopo poi è quello di andare a colorare col Vertex Paint i vari oggetti praticamente.
E diciamo appunto che anche come materiale mi piace comunque una resa tu, non vado troppo nel taglio, quindi per esempio non sto utilizzando Node, cerco di utilizzare i materiali principali forniti dal motore EVE, appunto per avere una serie di valori diversi per quanto riguarda il tipo di assorbimento di luce che può avere la pelle rispetto magari appunto in questo caso alla tuta. Ed è quella che è quella cosa che appunto cercavo quando volevo passare dal 2D al 3D, perché nel 2D comunque un materiale diverso devi pensarlo e devi riuscire ad applicare ed avere quella resa attraverso appunto tutte le nozioni. Qui la cosa bella è che poi velocemente posso fare delle prove e cercare di capire quale sia la resa migliore. Una cosa che mi piace appunto è il fatto di poter fare più prove velocemente sullo stesso oggetto rispetto a magari dover provare diverse colorazioni sul 2D. Le prove però si possono fare anche su, se faccio vedere un'altra cosa. Tra l'altro i character sono una fetta molto importante del, diciamo, del proprio portfolio. Nei portfolio in generale, che sono una cosa importante, il proprio bagaglio, quindi da far vedere, i character a livello mondiale sono i più gettonati tra gli artisti. Sì, sì, ma la cosa complicata è che ce ne sono, cioè poi nelle produzioni ce ne sono uno, due, non ne mettono dentro tantissimi, per cui insomma bisogna cercare di studiare, farsi trovare sempre più preparati, aggiornati sulle cose in modo tale da essere anche più competitivi poi su un discorso di mercato del lavoro. Questo volevo farvelo vedere perché era proprio il discorso che vi facevo prima sul discorso di modificare velocemente delle forme. Diciamo, io sono partito comunque da questo personaggio qui, di base, quindi come sempre ho fatto lo sculpting dei tre oggetti separati, gli occhi eccetera eccetera, e dopo cosa ho fatto? L'ho duplicato e semplicemente con l'Elastic Deform ho alterato le proporzioni del personaggio, appunto scalando anche il becco, fino ad arrivare a questa cosa, è un esempio che possiamo fare tranquillamente anche al volo se volete, qui me lo duplico. Diciamo che chi lavora con una logica cartoon, no? Cartunesca, quindi simpatica, non fa altro che alterare quelle che sono le proporzioni conosciute. No? Noi tutti quanti conosciamo il mondo così com'è fatto e quindi ne acquisiamo le proporzioni. Voi che esatto. Siete artisti non fate altro che giocare entro certi limiti nell'alterare queste proporzioni per poi far uscire, ecco, visualizzazioni molto simpatiche, accattivanti, che si trovano nei film sia per bambini, ma quelli che spesso, tipo la Disney, film che sono anche adattissimi ad adulti. Io guardo sempre molto con piacere i film sì. Disney con i miei bambini. Sì, no? Perché comunque lì c'è una cura del dettaglio che è spaventosa, assolutamente. Che è spaventosa. Però vedete come, cioè, velocemente dallo stesso personaggio che posso aver scolpito, io posso andare a creare un'altra forma di base, in questo caso più triangolare rispetto a quello che ho fatto, andando magari a stringere la parte sopra. Vedete comunque. Non sembra più tanto simpatico, ma già sembra più. Sì, poi anche solo cambiando la posizione del becco, ad esempio, cambia, pure comunque scalandolo. Ecco, se posso dire una cosa, io per esempio potrei, no, sperimentare una cosa del genere, lo metto lì, prendo il tuo file e faccio qualche prova, però se dietro non c'è appunto quella cultura, il sapere, il motivo per cui una forma funziona piuttosto che un'altra, rischio di appunto di non sapere cosa sto facendo. Sì, è vero, è bello farlo, però ecco. No, quindi, giusto appunto il discorso a cui facevi anche prima, no? Esatto. Poi vedete, vabbè, ci sono una serie di pennelli meravigliosi nuovi, tipo il fatto di poter usare. Adesso c'è la simmetria attivata, quindi mi fa su un macello. Però ci sono veramente degli strumenti che erano inarrivabili fino a qualche versione fa. Io questa cosa anche di poter aumentare appunto gli IK dei segmenti, quindi averne due. Sì, poter dire. Noi apprezziamo tantissimo, benché talvolta incasinino tanto le versioni una dietro l'altra, molto differenziate, neanche tanto, perché poi dalla 2.8 ci sono tante piccole differenze, però chiaramente quello che apprezziamo tantissimo come associazione, come community in generale, è lo sforzo, il lavoro che stanno facendo nel creare Blender, nel migliorare Blender e darlo comunque a dare anche la possibilità di
di essere arrivabile come software. Sì, ma mi piace molto il discorso di farlo diventare così espressivo, perché veramente è un piacere. Io veramente sto disegnando molto meno, perché ho quasi più piacere a volte a mettermi qui a fare delle prove con Blender. Ah, un altro pennello che uso molto è questo, che è il Pinch, che mi permette appunto, dove magari ho meno risoluzione, per non appesantire troppo, posso andare, diciamo, ad accentuare certe forme, perché comprimendola chiaramente la fa diventare un po' più precisa, mi dà un taglio un po' più netto. Però vedete, in pochissimo tempo, cioè, è comunque un altro personaggio, poi ci si può lavorare, nel senso... Sì, nel frattempo ci ha raggiunto Alec Mugnozzo. Alec, ti chiedo di abbassare il volume eventualmente di YouTube o di Facebook che stai guardando. Vedete, sì. Esempio, anche come, cioè, utilizzando questo pennello, andando a modificare la forma del sopracciglio, come cambia il fatto che sia più spigoloso o meno spigoloso una forma, no? Sì, sì. Questo mi permette di esplorare il personaggio. Sì, mi permette di esplorare velocemente questo genere di... Cioè, vedete quanto ci abbiamo messo, veramente va bene che c'era una forma di base, però se avessi dovuto disegnarlo, magari per prima di trovare la forma giusta ne avrei dovuto fare 5 o 6, invece qui comunque è molto intuitiva come esperienza, no? Continuo a girare, a tirare, se non mi piace ne provo un altro, poi la cosa bella del Vertex Paint che teoricamente dovrebbe comunque tenermi i dati e quindi, vabbè, ci sarà qualcosa da aggiustare, ma comunque ho già una preview. In termini di produzione, se dovessi dare più versioni dello stesso personaggio a appunto una compagnia che sta realizzando che sta cercando di realizzare un personaggio, io comunque velocemente posso mandargli un set di cose, diciamo. Esatto. Pietro, sì? Vai. No, vi faccio vedere solo l'ultima cosa, che forse è quella più complicata che posso aver fatto finora, vediamo se regge. Se non esplode tutto, ok. Cioè, diciamo che questo è quello dove mi sono spinto più in là. Quindi, cioè, ho cercato anche di utilizzare un quick fur per dare appunto una resa del materiale più realistica. E qui ho utilizzato sempre lo stesso processo, per cui forme base, pennelli, e dopodiché ho preso i vari oggetti e li ho spostati in una posa, che comunque vedete, ho cercato di utilizzare una posa, adesso non so se si vede perché non è visualizzata, quando dovrei creare un oggetto nuovo. Però vedete la posa, lo slancio che ha rispetto al... ho applicato dei principi base. Il movimento, sembra un fotogramma, quindi, un programma catturato da un video mentre si sta lanciando fuori dalla finestra. Sì, segue appunto questo movimento, qui vedete parte dalla testa, scende e poi esce fino dalla coda, praticamente è questa S che lo attraversa tutto. E niente, insomma, questo, diciamo che questa è la cosa più insomma, ci ho lavorato una settimana su questo, è la cosa più avanzata che ho realizzato finora con... È la prima cosa più avanzata. È la prima cosa più avanzata che Allora, che Matteo, fanno delle domande, una domanda è quella di capire se esiste un corso, se stai facendo un corso online o qualcosa su YouTube in maniera... Allora, io ho iniziato... Ho iniziato a pubblicare dei video su YouTube, sul mio canale, adesso vi lascio qua anche magari dei link di riferimento, e se volete possiamo anche andare a vedere appunto direttamente la pagina. C'è pochissima roba per ora, nel senso che ho appena cominciato anche su vostro consiglio, ma più che altro sto cercando di rimettere in circolo quello che ho imparato dal resto della community, diciamo. Per cui al momento trovate appunto uno speed process di uno sculpting che ho realizzato, quindi diviso in due parti. La prima parte appunto è solo dedicata allo sculpting, all'aggiunta appunto di altri oggetti per creare un ritratto. In questo caso ho fatto un tributo a Kurt Cobain nell'anniversario della morte. E poi appunto c'è un altro sculpting. Il secondo episodio di questo sarà dedicato unicamente al Vertex Paint. Io adesso sto cercando appunto di infoltire questa gallery di video che pian piano cercherò di arricchire. Matteo, non ti preoccupare. Comunque, insomma, avete tutti i riferimenti qua, se andate sul mio sito, adesso vi lascio comunque un'immagine a tutto schermo
con i vari riferimenti. E sia che andate appunto su, mi trovate su Instagram, su Behance, su appunto su YouTube dove caricherò i video, e anche su ArtStation, e chiaramente su Blender Italia, che ho anche lì un profilo su Blender.it. Esatto, Blender.it, trovate anche lì la gallery con gli ultimi lavori che ho realizzato. E insomma, bene, prima di cominciarti di dare la parola ad Alec Munoz, ci parlerà di Python. Chiaramente io e Francesco Andresciani, con cui parliamo ormai ogni giorno, ci aspettiamo che tu a breve diventerai chiaramente un formatore accreditato e che potrai quindi realizzare il tuo corso online per il rilascio degli attestati, che ti permetterà di creare poi un tuo indotto, ecco. Va bene, basta che non siate troppo severi su, comunque recupero le basi, promesso. Sì, ci siamo noi che ti ci siamo noi qua per questo. Da macchia di leopardo faccio il pelo del puma, così. Esatto. Che bello, omogeneo. Matteo, sei stato gentilissimo, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Benvenuto a nome di tutta la community, perché quello che stai facendo è molto, molto interessante, e soprattutto, come già ci siamo detti, lo sculpt è una di quelle cose che interessa davvero tanto. Quindi, come dico sempre io, se io sono una cosa, tu sei una cosa, se io te la dico e tu me la dici a me, la tua, io saprò. Assolutamente. Cose. Quindi è molto, molto importante questo discorso della condivisione. Ok? Perfettamente d'accordo. Grazie ancora a tutti, insomma, continuo a seguirvi. Ci sentiamo. Buona continuità. Va bene. Grazie. Ciao Matteo. Grazie. Ciao. Bene, adesso diamo il benvenuto ad Alec, come lo chiamo io ogni volta che ci sentiamo. Io con Alec ormai sono anni che ci conosciamo, condividiamo l'esperienza di Amsterdam, quindi io ogni volta che chiamo Alec lo chiamo Mugnozzo. Ok, mi vedi, mi senti? Sì, ti sento. Se puoi, esatto, mettere il tuo desktop. Metti il tuo desktop, così evitiamo di far vedere troppo il mio faccione. Sì, allora, come mai non me l'ha condiviso? Allora, devi mettere... Sì. Esatto, e poi... Esatto, e poi ripremere sulla telecamera, che nel frattempo si è scollegata, e ti compare il quadratino sotto. Come mai mi si scollega? Allora... Vedi il mio schermo? Sì, adesso vediamo il tuo schermo, sì. Vedi il mio Blender? Ok. Allora... Sì, vedere anche la tua faccia, riclicca sulla telecamera. Sì, non so perché mi la... Mi vedi? No, vedo me stesso. Non so come mai non riesce... Non mi fa vedere... Allora, telecamera... Non lo so, forse c'è un qualcosa. Vabbè, Alec, non ti preoccupare, tanto... Chi ti vuole conoscere lo potrà fare tranquillamente sui tuoi canali. Ok, il mio schermo lo vedi in questo momento e lo ricondivido? Sì, vediamo il tuo schermo, non riusciamo a vedere il tuo quadratino, perché probabilmente quando clicchi sulla telecamera ritorna sull'immagine della web. Sì, ma di solito mi ricondivide tutti e due. Esatto. Comunque, vabbè, tanto io non sono bellissimo, quindi è meglio se non mi si vede. Collegamento, solo quello. Va bene, Alec, allora... ti introduco Alec Mugnozzo, che utilizza Blender ormai da tantissimo tempo. Lui è un programmatore Python, e con Blender riesce a fare cose fantastiche proprio in programmazione. Alec, presentati, dici qualcosa di te. Allora, io sì, sono Alec, mi occupo, sì, diciamo, non sono un artista, ma sono un tecnico a cui piace fare anche cose artistiche, anche se non sono magari bravissimo nel farle. In genere mi piace l'idea dell'unione tra la tecnologia e l'arte, quindi sfruttare la tecnologia per fare qualcosa di potenzialmente artistico. Poi l'arte è una cosa abbastanza soggettiva, quindi mi permetto magari di chiamare arte anche cose che non lo sono. Ora, sì, utilizzo Blender dal 2008 per passione e dal 2013 per lavoro. Niente, sono... Mi piace molto il lato dello scripting in Python, appunto su Blender, proprio perché mi permette di, se si può dire, di ampliare gli orizzonti di Blender, di ampliarne, se possibile, ancora di più le possibilità.
Assolutamente sì, tra l'altro come ben sappiamo il mondo è in mano ai programmatori, non è in mano agli artisti, quindi è una cosa molto importante quella che tu stai dicendo, in generale quella che fai con Blender. Tra l'altro non so se hai visto, con noi è collegato anche Francesco Andresciani. Certo. Ciao Alec. Ciao Francesco. Bene, vai avanti, sì sì, puoi andare avanti. Ah, ok, no, pensavo che voleste dire qualcos'altro. Allora, niente, parlando appunto di Blender e di Python, oggi sono quindi non tanto per fare una presentazione con slide e cose del genere, ma come feci nella conferenza di 2 anni fa, ma più per fare una chiacchierata con possibili interessati al lato Python. In particolare, 2 anni fa feci parlare un pochino con tutti delle potenzialità che Python dà, anche con chi non era interessato alla programmazione, ma in ogni caso chi potesse sapere che è possibile fare tutta una serie di cose con lo scripting, e anche chi non vuole programmare sapendolo può, diciamo, rivolgersi a qualcuno che sa programmare per ampliare, diciamo, le sue cose, per farsi fare uno script, un add-on o qualsiasi cosa. Questa presentazione di oggi è un pochino dedicata di più a chi ha un minimo di base di programmazione, volendo sia di Python che non, tanto se uno programma, imparare un linguaggio nuovo non è difficile quando uno conosce il concetto della programmazione. Quindi questa presentazione di oggi è un pochino più rivolta a chi già ha qualche base di programmazione ed è curioso di sapere cosa si può fare in Blender con questi strumenti. Allora, Blender, come molti programmi, offre la possibilità dello scripting, quindi offre la possibilità di scrivere funzioni in Python, in questo caso, per richiamare un po' tutti i possibili comandi che si trovano, diciamo, da un punto di vista grafico su pulsanti, un po' permette di fare anche di più, se possibile. Allora, quella di oggi è una chiacchierata un pochino, diciamo, una sorta di live in cui si vede, in cui faccio vedere qualche piccolo esempio. Diciamo così, se in Blender, tra le varie finestre possibili, si può aprire un editor di testo e una console Python. E questi due sono due elementi di base che mi permettono di scrivere script in Python. Ora, la console... mi sentite ancora, vero che non sento niente? Sì, sì, Alex, sì, ti sentiamo. Feedback, perché non voglio essere sicuro. Ok, la console di Python è una normalissima console. Per chi conosce il Python, è una normalissima console dove si possono registrare comandi. Sto facendo vedere alcune cose che i blenderisti normalmente vedono sul come Windows in generale, come finestre di Blender in generale, che disconoscono, quindi... E tra l'altro hai detto una cosa importante: cosa faccio io con Python in Blender? C'è un'industria, in realtà c'è dietro un'industria della programmazione dietro, che non è da poco, c'è l'industria degli add-on che sta andando abbastanza bene. Sì, 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 ci sono appunto un sacco di add-on già integrati in Blender, alcuni già attivati, alcuni da attivare dalle opzioni, dalle preferenze, se ne trovano veramente un sacco. Si può fare appunto una ricerca, ma ci sono anche tante acquistabili online. Esatto, ci sono tanti scaricabili gratuitamente o acquistabili online, e poi ce ne sono chissà quanti privati, diciamo, che si vengono sviluppati internamente ad uso puramente interno. Io stesso ho sviluppato delle cose per alcune ditte, ma sono add-on, diciamo, privati, nel senso che hanno un'utilità specifica per quello che fanno loro, e quindi non li ho potuti purtroppo pubblicare. È chiaro che poi anche l'industria utilizza Blender, quindi ha un taglio netto, da un taglio netto alle spese, e poi trova un software abbastanza solido, e che praticamente gli dà anche la possibilità, ecco, di contattare un professionista come te per sviluppare proprio delle specifiche per la produzione dell'azienda, e non è da poco questo.
No, no, non è da poco. E il fatto che Blender di fatto è open source, quindi è free open source, quindi è anche proprio, si può agire proprio anche sul codice. Ma al di là di questo, il fatto che un programma qualsiasi, che sia open source o no, sia scrittabile, dà un raggio di possibilità, cioè, diciamo, dà un ventaglio di possibilità enormi a chi lo vuole utilizzare professionalmente, perché si possono, diciamo, rompere alcuni muri, si possono superare alcuni limiti del programma, appunto agendo direttamente con lo scripting. In particolare, quello che voglio far vedere oggi, appunto, a chi potenzialmente potrebbe essere interessato a come si scritta su Blender, è un po' l'interfaccia. Blender ha questa interfaccia di stile tiling, quindi si dividono le finestre in maniera binaria, insomma, si possono tranquillamente splittare le finestre verticalmente e orizzontalmente e poi riunirle. E in queste finestre si possono aprire vari ambienti. Io in questo caso, appunto, mi sono aperto una console e qui mi sono aperto un editor di testo dove creo un nuovo testo. La console, come dicevo prima, è a tutti gli effetti una console Python, quindi posso dichiarare variabili, posso dichiarare qualsiasi tipo di array, di oggetto che posso creare normalmente in Python, posso importare librerie, in questo caso vedremo un attimo cos'è la BPY, che è quella principale, la classe principale, diciamo, di Blender. Posso importare... Viene senza nessun limite, cioè chi sa ben programmare in Python può aprire la console e far fare a Blender ciò che vuole. Esatto. Qual è l'unico, diciamo, gradino da superare per chi già sa programmare? È semplicemente vedere un attimo come funziona la BPY, che è la classe principale. Bisogna conoscere lo strumento, chiaramente. Esatto, sì. Ora, qui l'ho importato in realtà nella console, è già automaticamente importato, quindi io, anche se non l'avessi importata, avrei accesso già alla classe BPY con tutte le sue sottoclassi e tutti gli oggetti, le variabili, eccetera, che ci sono sotto. Ora, da un punto di vista di editor di testo, invece, va importata manualmente, perché ovviamente uno può farsi un add-on, un script fatto di molti file, alcuni dei quali saranno librerie interne sue che non necessitano, appunto, della libreria di BPY, ecco. Ora, cosa ci stai scrivendo di bello? Cosa vuoi far fare a... Ma guarda, in realtà voglio fare qualche piccolo esempio, non tanto per fare qualcosa di particolare, in particolare noi creeremo alcuni oggetti, però quello che voglio far capire è come, non solo come funziona questa libreria, ma come si può facilmente, grazie a Blender, capire dove sta un comando, dove sta un oggetto, dove sta una classe che noi cerchiamo, grazie al pannello delle info, che non ho ancora aperto, ma aprirò tra un attimo. Scusa, grazie al pannello delle info. Okay, quindi l'hanno tolto. Lo cercavo l'altro giorno e mi era parso di non vederlo più, perché mi ricordo che prima nella 2.6... Lo hanno tolto, diciamo, di default aperto, ma si può aprire... cioè, diciamo, esiste sempre il pannello, ma non è aperto di default. Esatto, sì, sì. Ora, la classe BPY ha una serie di sotto oggetti. E, vabbè, qui uno potrei parlare svariate settimane di tutti questi oggetti. Magari ci farai un bel corso, perché no? Sì, ci stavo pensando. Stavo per dire io. Ci stavo pensando, in effetti. Allora, alcune di queste classi, per esempio data, permettono di accedere a tutti i dati degli oggetti presenti nella scena. Quindi... se io vado sotto data, trovo tutta una serie di cose, tra cui objects. Objects non è altro che una lista. Qua su nell'outline vediamo che c'è una telecamera, un cubo e una luce in questa scena. Ecco, se vado a fare tab, quindi a cercare di autocompletare object, vedo che è una lista di 3 oggetti. Quindi se io vado, diciamo, a toccare questo è il cubo. Posso assegnarmelo a una variabile, la chiamerò OB in questo caso, e da OB, senza dover ridigitare quindi tutto il nome della classe, da OB posso accedere per esempio alla location, alla X della location, che è 0. Posso modificarla, posso andare a spostare il cubo direttamente da Python.
Alec, posso farti una domanda? Certamente. In teoria allora io potrei chiedere a Blender, dammi l'elenco di tutti gli oggetti di tipo mesh e questi scalameli di 0.5 solo sull'asse X, per dire. Sì, 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 sì. Allora, qualsiasi cosa sia, diciamo, concepibile, cioè sia pensabile fare e traducibile in un algoritmo, quello che hai appena fatto te mi hai detto una serie di istruzioni da fare, è fattibile in Blender, quindi io posso... posso dire voglio tutti gli oggetti di tipo mesh scale, voglio tutti gli oggetti di il cui nome contiene una certa, un certo pattern e farci sopra un'operazione, quindi spostarli, scalarli, ruotarli, cancellarli. Posso accedere a qualsiasi proprietà degli oggetti, quindi con un semplice ciclo for che mi cicla tutti gli oggetti posso andare a cercare tutti quelli che hanno una determinata caratteristica e per ciascuno di questi fare un'operazione. Immagino che la stessa cosa poi si possa fare all'interno dell'oggetto, nel senso, adesso non so se esiste l'edit mode all'interno di Python, però sì, quindi io potrò andare anche a selezionare i singoli vertici della singola mesh. Certamente, puoi andare a selezionarli, ad estrudere, qualsiasi operazione tu puoi fare in Blender, in qualsiasi modo, in qualsiasi edit, object mode, eccetera, puoi andare a ricostruirla in Python, perché in Python alla fine contiene tutto, diciamo, questa BPY contiene tutte le possibilità che hai anche graficamente. Ho risposto alla tua domanda? Sì, no, anzi, scusa se ti ho interrotto, io in realtà nasco con lo ZX Spectrum, quando ero alla terza elementare, io sono appassionatissimo di informatica, però purtroppo su quello sempre navigata a vista e ho dei blocchi mostruosi, quindi magari ci faccio le domande stupide. No, ma figurati, le domande stupide non esistono, al massimo lo sono le risposte. Quindi posso andare ad accedere alla location, quindi spostando o anche aggiungendo, togliendo con gli operatori più uguale, meno uguale, per uguale, disuguale, un qualcosa alla location dell'oggetto, alla rotazione, quindi posso accedere alla rotazione, ovviamente, ora qui se volessi farlo di 45 gradi non fa quello che voglio, non è perfettamente a 45 perché in realtà questi sono radianti, quindi mi conviene usare il pi che mi sono importato il pi greco che mi sono importato dalla Beremat e fare quindi pi greco quarti. Per chi non conoscesse i radianti è un altro tipo di misura angolare, giusto per... Esatto, sì, è una misura che si va... E qui ci vuole anche la base di un po' di matematica, geometria. Sì, ovviamente per ciascuna cosa che uno vuol fare ci vuole sempre una base I maggiori sistemi sono chiaramente millesimali, sessagesimali, radianti, sono diciamo le misure angolari più utilizzate. Esatto. Quindi ovviamente posso accedere anche alla scala. Per esempio la scala, vedo che è un vettore perché è sulla x, y, z, posso accedere sia a un elemento della scala, quindi scalare solo la x dell'oggetto, sia posso anche scalare tutto l'oggetto, in questo caso. Mi ha perso l'oggetto, mi sa, quando ho fatto CTRL Z. Il colore rosso non è a caso, suppongo. Il colore rosso mi dice che sto facendo un errore. Ecco, su questo voglio fare una piccola precisazione. Alcuni errori vengono dati direttamente qua, altri mi verranno indicati nella console, nella shell in cui ho aperto Blender. Quindi per chi usa Windows credo che Blender venga aperto direttamente su una shell, però non ricordo. Per chi usa Linux con me, se si apre Blender da un terminale è meglio da questo punto di vista, perché alcuni errori si possono vedere solo sul terminale. Ora... Se posso fare un'altra domanda al volo? Se anche vuoi. Noi adesso stiamo interagendo con un oggetto, quindi tu hai detto selezionami questo oggetto e poi dopo gli dai dei comandi. Ma noi possiamo interagire anche con l'interfaccia di Blender? Cioè, posso per esempio impartire un comando tale per cui nella 3D View io blocco la vista esclusivamente vista dall'alto, per dire?
Allora, sì, non ricordo in questo specifico caso, non ricordo il comando preciso. Per fortuna che c'è appunto tutta l'help eccetera di Blender, ma sì, è possibile interagire con quindi anche con l'interfaccia, ecco, con l'interfaccia, esatto, sì, sì. Che io sappia si può interagire davvero con tutto ciò, sì, che sì, è poi, singolo tastino, qualsiasi cosa eccetera. Qualsiasi cosa puoi fare col mouse, principalmente devi pensare a questo, qualsiasi cosa puoi fare col mouse lo puoi fare con Python. Ora quindi se io mi vado di qua, diciamo, comincio a pensare di fare uno script, posso iniziare a pensare di fare un ciclo for in cui magari creo qualcosa, modifico qualcosa, eccetera, o una qualsiasi possibilità che ho in Python, quindi cicli, condizionali, eccetera, la posso sfruttare in uno script. Però prima di questo vorrei vedere un attimo come faccio a capire dov'è il comando che voglio. Mettiamo che io voglia creare un cubo. Sì, come faccio? Vado a cercare su internet? Sì, posso cercare su internet, ma Blender ha un ottimo sistema, diciamo, interno che ci permette di comprendere dove stanno i comandi e cosa fanno. Per esempio, se io tengo il mouse su un comando, ora in realtà questo nella 2.8 va attivato dalle preferenze, se non ricordo male. Se io tengo il mouse su un oggetto, su un qualsiasi tasto, campo di testo, eccetera, vedo che sotto mi dice qual è la location, dove si trova, diciamo, all'interno di BPY quello che io voglio fare, diciamo, quindi lo posso replicare con Python. Credo che ora io lo attivo sempre di default, quindi, ma credo che vada attivato. C'ho le impostazioni. Un utilizzatore assiduo di Python in generale, no? Quindi avrai a che fare, suppongo, anche con altri programmi proprio dedicati alla programmazione in generale. Cosa pensi di Blender in generale, proprio nell'ambito del tuo interagire con Python all'interno di Blender? Ma diciamo, è molto ben strutturato, diciamo, sia questo sistema di shell interna, file per lo scripting, e il pannello delle info, che vedo che sono un pochino andato lungo, cioè non voglio rubare tempo a quelli successivi, quindi lo spiego velocemente. Sono degli strumenti che mi permettono di agire in maniera molto veloce, intuitiva e, insomma, ed agile con Blender. Bene. Scusa Alessandro, posso fare un'ultima domanda? Cioè, da quello che mi sembra di aver capito, no? Io posso provare a sperimentare direttamente nella console dei comandi diretti, poi quelli che mi interessano li posso copiare nel file di testo e trasformare in uno script. Il passo successivo, una volta che ho creato uno script che funziona, posso creare un add-on utilizzando già quello script, cioè, o devo rivoluzionare tutto da capo? No, devi aggiungere alcune, diciamo, accortezze nel file, nel testo. È solo un'aggiunta, insomma. Sì, devi aggiungere alcune cose che danno informazioni a chi... Lo vuoi mandare... Benvenuto a Marcello Garzerli. Buongiorno Marcello. Scusatemi, non pensavo di avere il microfono acceso. No, non ti preoccupare, anzi mi hai dato la possibilità di insomma di introdurre. Un attimo solo, adesso salutiamo ad Alec che ci ha spiegato Python. Alec, ci serve il corso, ci serve il corso, cioè. Assolutamente. Ci conto. Alec, organizzati, tu sei un formatore accreditato dell'Associazione Blender Italia, ci vuole un bel corso per Python, voglio vedere blenderisti che si creano l'add-on. Io sarò il primo, io sono appassionato di queste cose, sono davvero, ti giuro che sarò il primo iscritto. Volentieri. Alec, se non hai nient'altro da aggiungere, ci salutiamo. Sì, l'unica cosa, c'è questo pannello delle info che mi dà informazioni sulle operazioni che ho fatto e mi fa vedere qual è il comando che posso usare per crearla. Quindi se creo un cubo vedo qual è la funzione esatta per creare un cubo.
non voglio rubare altro tempo, tanto no, questo parlare ore e ore. Come parlavamo prima, quindi quella finestra che ti dà tutte le informazioni una dietro l'altra di tutto quello che noi stiamo facendo, giriamo il cubo, ci dà le informazioni, che tra l'altro sono pure le informazioni che ti colla, quindi possono essere riutilizzate. Sì, 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 posso copiare tranquillamente e andare a incollare nel testo o anche nella console. Quindi posso creare un cubo dalla console, specificando anche grandezza, location, rotazione, tutto quello che voglio. Questo è fantastico. Se riuscissi a fare tanti add-on, ma già sono una capra col 3D, figurati con la programmazione. Quindi va bene così. Alec, un grande abbraccio, ti ringrazio tantissimo per la partecipazione e per l'interesse. Io consiglio a tutti di cercare sul web in generale Alec Mugnozzo per raggiungerlo e quindi sapere molto di più. Fermo restando che Alec ci farà un bel corso. Va bene. Karina aggiunge spontaneamente, farai un corso. Francesco, vuoi salutare Alec? Così lo... Alec, è stato un vero piacere. Sono onorato di averti conosciuto 2 anni fa a Foligno. Spero l'anno prossimo a Bologna, perché è Bologna, di ritrovarti. Ecco. Ma ancora prima sul corso, perché davvero ci tengo. Alec non perde, non perde occasione per andare ad Amsterdam alla conferenza generale che è ad ottobre, quindi... Sicuramente non penso che l'anno prossimo non verrà a Bologna. No, assolutamente. Se non fosse per questa quarantena sarei venuto volentieri a Bologna, ma purtroppo dobbiamo vederci virtualmente. Alec, bene. Un grande abbraccio, ci vediamo presto, ci sentiamo presto, chiaramente essendo associato, essendo insomma attivo, abbiamo modo di sentirci molto spesso, quindi ci sentiamo a giorni così per organizzare il tuo corso, va bene? Certamente. Ciao Alec. Ciao. Ciao Alec, un abbraccio. Ciao. Bene, adesso diamo la parola a Marcello Garzerli che ci parlerà della stampa 3D, d'accordo? Quindi esperienze personali. Sì. Presentati Marcello, ben arrivato, c'è con noi anche Francesco Andresciani. Ciao Marcello, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io penso di avere dei problemi qua di condivisione, immagine, schermo, facce. Facciamo così. Mi vedi nell'angolino piccolino? Sì, ti vediamo. Ti vediamo. Ok, allora, intanto ciao a tutti. Io mi chiamo Marcello Garzerli. Diciamo che mi sono diplomato, io non utilizzo Blender per lavoro, lo utilizzo prettamente per passione personale, per realizzare cose che interessano fondamentalmente a me. Non ho nessun tipo di contatto nell'ambito e l'ho iniziato a utilizzare fondamentalmente per noia. E adesso sono praticamente dipendente, cioè ho sviluppato un'altissima dipendenza dal programma perché da 2 anni a questa parte, vabbè, poi vi racconterò meglio. Sei la testimonianza che se vuoi puoi. Beh, dipende, diciamo che se vuoi puoi è quando arrivi a farlo per lavoro. Io mi limito al se voglio e mi diverto, quindi mi va... Intanto salute, anch'io approfitto di un goccetto, visto l'orario aperitivo, pre-pranzo. Io non ho differenza, Marcello. Vabbè, dai, un goccetto non fa male a nessuno. Allora, diplomato da geometra praticamente nel 2004, quindi un po' una vita fa. Ho fatto un anno di praticantato per capire che non era assolutamente la mia strada. E dopodiché ho fatto 4 anni di commesso in un negozio di vestiti, quindi tutta un'altra cosa, e ho approfondito per passione personale quella che era la grafica pubblicitaria, quindi sono andato avanti con Photoshop, Illustrator, cose di questo tipo, e fino a quando sono tornato sui miei passi per arrivare a fare quello per il quale avevo studiato, e diciamo che sono tornato a lavorare in uno studio tecnico dove si faceva prevenzione incendi, impianti, ma in quel periodo lì usavo prettamente AutoCAD 2D,
quindi niente di tutto quello che era le tre dimensioni. È partito fondamentalmente tutto da lì perché, oddio, adesso come si fa a condividere lo schermo? Share the screen. Allora, un attimo, portate pazienza. A destra c'è il monitor, in pratica, l'icona con il monitor, di cliccare quel tasto. Ok, quindi questo. Questo lo devi buttare giù, però. Ok, è partito tutto fondamentalmente da qua. Cioè, okay. Questo è stato il primo impatto che io ho avuto su quello che era le tre dimensioni. Dovevo praticamente ristrutturare casa di mia nonna per poi andarci a vivere e questo è il mio primo render in assoluto. Ho sempre fatto con AutoCAD. Quindi da lì è più o meno nato tutto, cioè l'interesse si è sviluppato molto per arrivare a fare poco dopo una cosa di questo tipo, quindi diciamo sempre nello stesso periodo ho provato il fotorealismo e ho capito anche lì che non era assolutamente la strada che mi interessava perché troppo tecnico, c'era troppe cose da studiare, ombre, sviluppi, luci, texture, applicazioni, cose di questo tipo, quindi non andava, non ingranava. E a seguire, scuriosando su internet, ho cercato per caso, mi è capitato questo ragazzo qua, che faceva più o meno quello che io ritenevo una cosa molto interessante, cioè lui penso che sia stato o sia tuttora l'illustratore di Twitch, uno degli illustratori di Twitch, penso, e quindi faceva un incrocio tra quello che era il realistico e tutto in una chiave molto stilizzata, cartoon, cose di questo tipo. Quindi ho provato a approfondire un po' i suoi studi, cercare di capire che programma utilizzasse, perché io ero totalmente fuori da ogni giro o conoscenze che potessero darmi dei suggerimenti, e ho capito che utilizzava Cinema 4D. Quindi scarica Cinema 4D, scarica 3D Studio Max, provi tutte le trial, possibili e immaginabili, e diciamo che mi limitavo all'interfaccia, dopo aver visto l'interfaccia, perché nei programmi di 3D l'interfaccia è abbastanza aggressiva, diciamo, e finiva installazione, applicazione, disinstalla tutto, quindi non sono praticamente mai partito. Sì, l'interfaccia diciamo che è lo scoglio primario, ecco. L'interfaccia sì, è abbastanza, appunto nei programmi, nei software 3D è abbastanza d'impatto, cioè è già un primo muro che uno deve cercare di buttare giù e per andare oltre. Quindi ho scuriosato sempre online e ho trovato che si parlava di Blender, parlare di Blender era una cosa molto interessante, perché sembrava appunto essere un po' quello che mi serviva, cioè vedevo dei lavori fatti da altre persone, e sempre altri ragazzi, sempre appunto utilizzando Blender, e ho detto ok, martelliamo su questa strada. Martellare su questa strada è significato che questo è stato il primo lavoretto. Ovviamente il pianoforte e la seggiolina sono totalmente dei modelli scaricati da internet, non li ho fatti io. Al tempo mi sono limitato a fare la chioma, i fruttini, a mettere la scritta e fare le nuvoline. In quel caso lì io ero convinto di essere già arrivato, cioè per me era già il risultato top. E quindi ho continuato a studiare in quell'ambito lì, ho fatto altre sempre illustrazioni con pochi poligoni, ho cercato di scopiazzare un po' i lavori fatti da questo ragazzo qua per appunto vedere dove si poteva arrivare. E adesso vi faccio un po' una scorsa di alcuni lavori. Questo si parla più o meno di circa 7 anni fa, una cosa del genere. E qua, sempre nell'ambito, ovviamente utilizzando sempre delle mesh semplicissime, delle forme base, quindi niente di particolarmente complicato, anche se per me questi risultati erano già qualcosa di assolutamente incredibile. Quindi tutta roba di, diciamo, di bene o male di grafica, di impaginazione in generale, di bravo. Come sei arrivato poi
a metabolizzare il 3D con le stampanti, con... Allora, lo studio diciamo che ha continuato a andare avanti sempre per passione, la sera, scuriosare, eccetera, eccetera, e diciamo che dopo sono andato un pochino più nello specifico dello studio delle mesh, delle forme, eccetera, eccetera, e quando ho visto che si poteva in una qualche maniera riuscire a creare questa cosa qua, cioè il passaggio da 2D a 3D, quindi una cosa del genere, ovviamente sono tutti mostri questi all'inizio, comunque è giusto condividerli perché si parte sempre dai mostri, e quindi questo qui è stato un passaggio molto interessante, perché io ho detto, io ero più indirizzato e interessato nell'ambito della stampa 3D a il mondo tra virgolette artistico, cioè non mi interessava il mondo meccanico, quindi tutto appunto quello che sta intorno a... hai scelto il tuo indirizzo in pratica. Esatto, sì. Diciamo che a me la cosa che sembrava quagliare facendo 2 più 2 più 2 più 2, il percorso sembrava che si incanalasse in questa direzione qua, cioè lo studio del personaggio, modellazione del personaggio. In questo momento qua, quando io ho finito il corso di appunto questo personaggio, ho visto che iniziava a uscire qualcosa di interessante a livello di stampa 3D. Quindi il comune dove vivo a Modena, appunto faceva un corso di stampa 3D per neofiti, per chi non sapeva neanche cosa fosse, quindi sono andato, un paio di lezioni, un'infarinatura generale, e diciamo che questa cosa qua è stata la prima cosa creata, perché... appunto dopo il corso ho comprato la stampantina. Penso che nessuno riesca a capire che cosa sia questo oggetto qua, perché sembra vagamente il centro di Iron Man, ma non c'entra assolutamente nulla. Hai comprato una stampante in che anno? Perché questo collocare anche la... Quattro anni fa, fai conto che era una stampante praticamente giocattolo, cioè era una delle prime stampanti desktop, quindi quella senza troppi tecnicismi alle spalle di livellazione, cose del genere. Era una cosa molto semplice che ti permetteva di creare qualcosa di... cioè il concetto che a me tutt'oggi fa impazzire è il riuscire a portare un'idea che una persona ha in testa, tramite la modellazione riuscire appunto a creare l'oggetto o il file che ti serve per poi andare sulla stampante e toccare con mano l'idea che magari poco prima avevi solo in testa. Questo è stato praticamente un pezzo per gli alberi di Natale, che centro grosso ci incastri la sezione principale e nei buchi piccolini ci incastri tutti i rami. Mia madre, al posto che buttare l'albero, io ho preso tutti i pezzi appunto delle sezioni, erano rotti, ho preso un pezzo rotto, l'ho modellato appunto con Blender, l'ho stampato e al posto che buttare l'albero l'abbiamo riutilizzato, quindi penso che sia una cosa anche abbastanza intelligente e comunque interessante. Altre cose di stampa, sempre 3D, super basilare, questo ci parla sempre di circa 4 anni fa. Qua abbiamo fatto la scritta per il negozio dove lavoro adesso, sempre stampato in 3D, le lettere Creative Lab, che è una cosa interessante. E dopo tutto questo ho pensato che il discorso di stampa 3D non potesse essere abbastanza avanti per la realizzazione appunto di cose di questo tipo. Quindi la creazione del personaggio era una cosa troppo difficile per le stampanti del tempo, perché comunque si ragionava a filo, si ragionava in una maniera totalmente diversa. Quindi non erano neanche perfette, non erano neanche belle, il risultato non era proprio... No, erano orribili, erano effettivamente orribili. Quindi diciamo che quello che è successo, oddio, provo a fare una cosa del genere, quello che è successo successivamente è andare a approfondire il discorso della creazione dei personaggi, perché appunto la stampante non era appunto a livello. Quindi ho fatto il passo grosso di comprarmi un prodotto molto molto interessante, molto molto prestazionale. Ho iniziato a creare anch'io i primi mostri
che è giusto condividere perché è giustissimo iniziare da appunto qualcosa di orribile. Scusa Marcello, giusto una domanda veloce. Ci chiedono la differenza fra PLA e resina, se volessi un attimino sottolineare questa grossa... Adesso arrivo subito. Quindi praticamente questi sono i mostri creati e quando inizi a capire che c'è qualcosa di interessante sul mercato a livello di resina, capisci che questo è, per esempio, un risultato in resina. Alla destra c'è il resina. Cioè, sulla sinistra avete il prodotto uscito dalla stampante in resina e sulla destra c'è un prodotto fotografato fisico in resina. Quindi il concetto dell'FDM, quindi quello a filo, è deposito di filamento e tu comunque in... Adesso sono arrivate anche quelle a essere molto 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 avanti, però comunque con il dito, con l'unghia, tu riesci a sentire il deposito... La calettatura, esatto. Riesci a sentire il deposito di tutti gli strati, esatto, la zigrinatura delle tutte le superfici. Al contrario, la resina lavora in una vasca dove tu ci metti, ci versi appunto la resina liquida, il piatto scende dall'alto verso il basso, comunque dopo c'è una... vabbè. Dal basso verso l'alto, puccia all'interno di questa vasca, sotto alla vaschetta con la resina c'è un LCD che penso che mandi raggi UV per polimerizzare la resina e piano piano, layer per layer, il piatto sale. Quindi vi faccio vedere... per farvi capire una cosa di questo tipo, quindi qua. Allora, qua c'è la realizzazione appunto di un personaggino e si arriva nella fase finale dove appunto si esporta il file in STL, pronto per la stampa a resina. A seguire tu hai il... devi appunto impostare tutti quelli che sono i supporti per permettere appunto all'oggetto di rimanere attaccato al piatto e il ragionamento finale della macchina è fondamentalmente questo qua, cioè tu parti da il piatto che è a testa in giù e piano piano questi qua sono tutti i layer che vengono creati polimerizzando appunto la resina per avere l'oggetto finale che questo è praticamente uscito dalla stampante. Diciamo che tutte quelle costrutti che sono in più nella figura, tutte quelle parti, quegli allungamenti verticali, non sono altro che dei sostegni che utilizza la stampa per evitare che crolli il prodotto durante la fase di costruzione. Posso farti un paio di domande? La prima cosa che mi incuriosisce è perché hai impostato l'oggetto obliquo, perché non l'hai stampato dritto? L'ho anche stampato dritto. Ah, e c'è una differenza di qualità, allora, finale? Diciamo che, allora, io parlo sempre per esperienza personale, ok? Io non ho fatto corsi che mi hanno insegnato, cose del genere. Io, scuriosando su internet e seguendo appunto gruppi che parlavano di questo genere di cose, mi sono fatto la mia esperienza. Quindi... tutti suggeriscono di evitare quella che in inglese si chiama suction, una cosa del genere, quindi l'effetto di quando anche inserisci un bicchiere vuoto all'interno di una vasca d'acqua e poi tiri sul bicchiere, che ci rimane quella zona d'aria che in questo caso qua meno c'è, meglio è. Quindi inclinando l'oggetto, la superficie che è a contatto con il piatto è minima. Perché le superfici piane potrebbero poi inglobare una bollicina di aria. Quindi questo è legato... La bollicina tende ad andare via. Quindi questo è legato anche alla tecnologia di stampa. Sì, assolutamente. Ho capito. Sì, e che tempi ha una stampa del genere? Di cosa stiamo parlando? Del genere, che è un oggetto alto più o meno 4 centimetri, fai conto un centimetro all'ora.
per avere vagamente un'idea. Ah, però, notevole. Però, beh, aspetta, calma. Il discorso di produzione, velocità, cose del genere, a me personalmente non è mai interessato, ok? Ma la stampa 3D non è conosciuta per la velocità. Cioè, non è che... è conosciuta per la sua non velocità. Bravissimo, esatto. Cioè, è una macchina che praticamente se tu setti in maniera corretta e in maniera vagamente giusta, la lascia andare e poi vai a fare altro, cioè non è che è roba che devi stare lì a guardare. Il problema sono le prove, perché tu vai a fare altro, dopo 4 ore ti accorgi che avevi sbagliato. Ti viene paura. Quello spesso è un problema, infatti succede, tipo per alcuni esempi fatti, ci sono cose di... cose di questo tipo, secondo me, no. Poi se ci parli anche dei costi, in maniera tale che... In questa situazione qua, dove ci sono dei personaggini creati, tu qua, quello dietro è venuto pseudo bene, qua davanti hai i supporti creati, ma l'oggetto manca. Quindi spesso succede anche quello. Se non è, poi dipende, ci sono anche là dietro, qua anche là dietro si vede... diciamo che è molto, ci sono un sacco di fattori che vanno considerati, ecco, bisogna approfondire bene il tutto. Diciamo che una cosa di questo tipo che è realizzata, doveva essere più o meno un diorama, una cosa del genere, che è 20 cm per 15 di base, in altezza è 7-8 cm, ci ha messo questo tempo qua. Sono 46 ore e 10 minuti. No, scusa, 43 ore. Cioè, spero che non ti vada via la corrente elettrica in produzione, perché quelle, i motori e i piatti caldi generano un costo. Tra l'altro, Francesco, volevo dirti una cosa, che ti hanno sgamato che dietro hai un rendering. Ah beh, sì, no, è che... Infatti sì, volevo dirti se poi magari dopo la pausa, no, quando riprendiamo alle 14 con l'intervento di D'Amore, se ci fai vedere un'altra ala del tuo castello. Sì, scusa Marcello, era giusto una... Ah, wow, presto fatto, visto? Senti, easy. Fantastico. Sì, è un arredatore fantastico. Per la prossima sede dell'associazione chiamiamo te per l'arredamento, va bene? Sì, scusa l'interruzione, Marcello, continua. Comunque diciamo che le applicazioni sono infinite, cioè io adesso nello specifico sto guardando più tutto quello che è un discorso di giochi da tavolo, miniature o... non lo so, ma fondamentalmente hai la possibilità di creare oggetti tipo di questo tipo qua, con quindi degli add-on, chiamiamoli, per giochi da tavolo, e poi realizzarli in metallo. Cioè, puoi creare oggettini di questo tipo e poi in un momento successivo, puoi realizzarli in argento. Quindi anche tutto quello che è il discorso della gioielleria o chi più ne ha più ne metta, puoi fare dei mostriciattoli appunto di questo tipo e poi in un secondo momento crearli appunto in metallo. Quindi diciamo che le applicazioni sono... A oggi è un mondo che sta iniziando a essere seriamente, seriamente interessante. Poi, giusto una domanda, Christian ci chiede: ma una volta che abbiamo rimosso i supporti, quei supporti che aiutano a stampare, no? Poi il modello è pronto per essere pitturato. Che ne so, pitturato, gestito? Vabbè, tu hai praticamente è pronto per essere gestito in tutti i suoi lati. Il discorso cos'è? Tipo, quando hai il supporto che va a contatto con il modello, magari in un secondo, quando stacchi il supporto, se hai una stampante di prezzo diciamo relativamente basso, quindi si parla intorno dai 200 ai 400 euro, tu
hai un po' di post-produzione, quindi devi metterti un pochino lì a magari sistemare l'aggancio, magari il fatto che crea un po' di sporcizia intorno. Mi ricordo che usavo l'acetone per evitare proprio lo scalettamento, dovevo stare attento. Quello però era filo, Come, scusa? Tu l'acetone lo usavi per il filo, per la resina, per l'FDM. Sì, usavamo l'acetone per creare... Ecco, e invece una stampante buona in resina, buona, insomma, non industriale, però diciamo per comuni mortali, più o meno che costi potrebbe avere? Ma voi vedete il mio... Voi lo vedete il mio monitor? Sì. Allora, questo è un fantoccino stampato con una stampante da 200 euro, 200-300 euro. Questo... Ma perché fa così? Questo è con una stampante da 10.000. Cioè, le differenze sono molte. Beh, però per imparare, per iniziare un percorso, penso che 200 euro siano, insomma, affrontabili. Ecco. Assolutamente, cioè, 200 euro penso... A oggi sono super abbordabili, secondo me. Cioè, se è una cosa che interessa, penso che il gioco vale la candela, molto. Assolutamente sì. Sono d'accordo, perché puoi creare oggetti di design o addirittura creare, per esempio, degli oggetti che poi possono essere replicati anche con altri tipi di strumenti, no? Bravissimo. Io mi ricordo, feci un lavoro riguardo a un piccolo oggetto, questo oggetto poi fu replicato infinite volte in gesso, quindi... Esatto. Per creare poi il negativo, per poi utilizzare in gesso, e sono stati venduti tranquillamente come oggetti di per turisti, no? Quei famosi oggettini, calamite, cacchi vai. Quindi c'è dietro la stampa 3D un mercato che va da queste cose, diciamo, abbastanza semplici che abbiamo detto, poi invece alla stampa proprio per la medicina, e quindi il valore si alza veramente nettamente. Quindi è un altro settore, quello della stampa 3D, che ha il suo essere abbastanza importante. Sì, no, sono d'accordissimo. È molto, molto interessante. Questi sono alcuni esempi di stampe, appunto, direttamente tolte dal piatto. Alcune situazioni, tipo queste cose qua, che erano dei pilastrini per una piccola costruzione, un piccolo diorama, non avevano nemmeno bisogno dei supporti, quindi tu puoi stamparli direttamente sul piatto. Altre cose, tipo queste cose qua, al contrario devi metterci appunto i supporti per far sì che l'oggetto appunto venga stampato, altrimenti fluttua nell'aria e non si stampa niente. Questi sono stampati a filo, quindi appunto, cioè, diciamo che il discorso filo è interessante quando si va a parlare di dimensioni, ma tra virgolette, o poi perdonatemi, ok? Tra virgolette, di qualità. Cioè, tu, perché in una situazione del genere, comunque tu, se ci passi il dito, senti tutti i vari strati di deposito di materiale. La resina, al contrario, la resina utilizza... Marcello, i nostri amici che sono collegati vogliono farti delle domande. Vogliono chiederti se si possono riciclare i supporti e se si possono realizzare dei buoni stampi. Allora, riciclare supporti a oggi, che io sappia, no. Che io sappia è sempre, quindi prendetelo sempre con le pinze quello che vi dico, perché, ribadisco, è solo esperienza personale quella che... cioè, parlo per esperienza e basta, non perché ho fatto, perché qualcuno mi ha insegnato, ecco. Ok, perché qui sostengono che i filamenti si possano riciclare, mentre tu dici, per mia conoscenza, i supporti no. Allora, calma. Il supporto fatto da una stampante che ragiona a filo... Sì, il PLA, sì, so che si possono che tu possa riciclarlo. Il supporto fatto con una stampante che ragiona in resina, penso che tu non possa riutilizzarlo. Bene, se qualcuno dei nostri amici ha conoscenze diverse, ce lo dica tranquillamente, non ci sono... Esatto, assolutamente, anzi meglio, cioè sono qua poi per imparare anch'io. Dove possono raggiungerti i blenderisti per sapere qualcosa di più, avere informazioni, per conoscerti, no? Conoscere quello che fai?
Allora, io ho un sito che è www.mgpix.it, quindi Modena... Sì, lo vuoi aprire magari così lo vedono direttamente. Oddio. Allora... Intanto che apri il sito volevo rigirarti una domanda che ha posto Enrico, lui, che saluto, sul discorso della tossicità del materiale. Cioè, la resina è tossica? C'è qualche cosa che... Allora, questo è un video che praticamente in qualche modo vi spiega un po' tutto quello che è il passaggio della resina. Cioè, allora, la resina è altamente pericolosa, cioè bisogna ovviamente prendere parecchie precauzioni, bisogna essere... Ecco, questa è la vaschetta di cui parlavo, questa è la resina che viene buttata nella vaschetta, eccetera, eccetera. Io la macchina la tengo all'interno di un pensile che è attaccato a una finestra e a due ventole di uscita, ok? Perché respira... Adesso io anche queste cose qua, prendetele sempre con le pinze, ok? Però respirare queste cose non è una cosa salutare, non va benissimo, bisogna assolutamente utilizzare i guanti... Nel frattempo, nei commenti di Facebook abbiamo tanti amici che saluto, Pietro Marchetta, Enrico Lui e altri che utilizzano le stampanti in generale, quindi anche loro sono conoscitori che stanno anche commentando, stanno aggiungendo altre cose su quello che tu stai dicendo. Sì, sapevo pure io che la resina è altamente tossica e che va gestita, bisogna saperla gestire, quindi bravo. Approfitto per dire, mi raccomando, lavorate sempre in sicurezza, anche perché le stampanti 3D, pure quella meno costosa, sono comunque degli oggetti particolari, quindi bisogna prima sapere quello che si fa e poi... Esatto. È molto importante, sapere quello che si fa è molto importante, perché conosci appunto i rischi, quindi sai dove mettere le mani, sai come comportarti, sai come appunto, ecco, tipo sti qua sono pezzi usciti dalla stampante che uno dopo successivamente primerizza, poi colora, fa tutto quello che deve fare. Io non sono capace a colorare, quindi no. Però questo è comunque il sito dove mi hai fatto venire in mente il mercato di tutti questa oggettistica manga in generale, che si trovano soprattutto in questi negozi che fanno, dove vendono console o giochi per game, che è pieno, ci sono queste bellissime sculture piccole, grandi, di personaggi, sono fantastiche, quindi ma sì, diciamo che dal momento in cui tu finisci il discorso del modello, tu hai la possibilità di stamparlo 4 cm o stamparlo 40 cm. Cioè, lì, tipo questo qua era un discorso fatto sempre di creazione di un personaggio. Questo qua è un mio amico fumettista, Mario Del Pennino, capacissimo, bravissimo, tutto nell'ambito Marvel, Disney, eccetera, eccetera. Lui, gli ho preso un disegnetto, gli ho rubato un disegnetto, poi piano piano tu crei, vai a affinare sempre di più tutto quello che è il discorso muscolare, anatomico. Io non ho studi di questo tipo, è solo curiosità personale. Fino a quando vai a fare il render, finisci il render, sei soddisfatto, stampi e hai il prodottino fatto. Cioè... parlando appunto, ecco, parlando adesso un attimino di Blender. Blender non stampa direttamente con le stampanti. Blender sì. È un programma che ci aiuta a creare questo personaggio, questi personaggi, questi oggetti da poter poi in un secondo momento stampare. Ci dà anche tramite un tool la possibilità di controllare se la geometria è costruita correttamente e quindi può essere stampata, però sì. Poi necessariamente dobbiamo esportare il file della nostra statuina in un altro programma. Me ne vengono in mente un paio, sono Cura Engine e Repeater Host, no? Se vuoi magari anche aggiungerne qualcun altro, che praticamente non fanno altro che prendere il file di Blender e praticamente collocarlo in questo piatto virtuale, che sarebbe in pratica il piatto della stampante, e da lì costruire lo slicing, quindi costruire quello che è il percorso del filo, se abbiamo una PLA, una ABS, oppure, non conoscendo la procedura della resina, sicuramente ci darà...
la possibilità, ecco, costruirà lui la possibilità di gestire la stampante in resina. Allora, questo qua nello specifico io è quello che utilizzo, vabbè, facciamo una cosa a caso, è quello che utilizzo per la resina, che si chiama Keytobox. Tu hai la possibilità di ruotare il modello, di ingrandirlo, di scalarlo, di fare un po' tutto quello che è. Quello che vedi in basso è la simulazione della dimensione del piatto di stampa, quindi quando vai sul rosso non viene stampato. A seguire tu hai anche qua tutto un discorso molto tecnico dei discorsi dei supporti, quindi appunto un discorso tecnico che io trovo particolarmente noioso, ma chi invece apprezza parecchio. Diciamo che tutte le zone rosse sono quelle che vengono considerate isole, cioè che tipo in una condizione di questo tipo, se io vado a stampare non stampo niente, perché quello che vedi in basso è il piatto di stampa, questo qua, e iniziando a lavorare dall'alto, lui qua, in questa sezione qua, lui non trova nulla. Quindi cosa si attacca al piatto di stampa? Praticamente niente. Quindi bisogna iniziare a creare dei supporti, quindi cose di questo tipo, che ti permettono appunto di, adesso vi sto mettendo a caso, che ti permettono appunto di collegare l'oggetto che devi andare a stampare con il piatto di stampa. Sì, perché la testina costruisce a strati, quindi ha bisogno chiaramente di iniziare da qualche parte, non può costruire un oggetto volante, impossibile. Esatto, proprio così. Quindi in questa condizione qua, adesso magari mettiamo un paio anche qua nella spada, tu hai un ragionamento dove parti a zero, inizia a costruire il supporto e a seguire inizia a costruire l'oggetto che è attaccato al supporto. Senti, molto spesso le persone che costruiscono oggetti con Blender, no? nel momento in cui poi lo esportano in questi software per la gestione della stampante, hanno sempre un problema di dimensioni. Vuoi spiegarci un pochettino come risolverli? È un problema di dimensioni, cioè? E in pratica... Io consiglio sempre di mettere la scala della scena a 0,001 in maniera tale che le misure in pratica costruiscono un oggetto di 4 cm e poi se lo ritrovano, se non mi sbaglio, se non ricordo male, piccolissimo all'interno del... cioè non c'è questo porting della misura all'interno tra Blender e il software della stampa. Ma diciamo che poi, tipo, vedi, in questo caso io lo importo, l'oggettino è questo qui, ok, è minuscolo. Ma tu hai utilizzato delle misure su Blender? No. Ah, ok, quindi non lavori con le misure, no, molto spesso ci sono... No, io so già, diciamo, in partenza che quello che vado a creare è una cosa di più o meno 3-4 centimetri, forse meno, che sono appunto miniature, e di conseguenza io poi... Tutti quegli oggetti che vengono fatti a misura all'interno di Blender, quindi c'è gente che giustamente costruisce al millimetro, poi magari all'interno di questi software se lo trovano a misure completamente diverse. Ma guarda, mi è capitato, ok? Però il discorso è che se tu ragioni in millimetri, in metri, in centimetri o cose del genere, quando lo importi sul programma di stampa, magari è solo un fattore di duplicare la scala 10 per o dividere per 10, ok? Quindi l'oggetto in sé magari te lo trovi minuscolo, ma se tu, perché magari il software di stampante interpreta quello che per te è un 4 cm, interpreta un 4 mm, quindi tu lo scali 10 volte più grosso e fondamentalmente hai raggiunto. Sì, no, è chiaro. Lo scopo, ecco. Quindi adesso invito tutti i blenderisti a visitare il tuo sito, il tuo profilo Facebook, anche il profilo su blender.it, eccetera, quindi contattarti anche per sapere un po' di più se tu sei disponibile. Sì, sì, no, io ragazzi sono a completa disposizione. Io ovviamente io lavoro in tutt'altro ambito, 5 giorni su 7, 8 ore al giorno, quindi non...
Finita la quarantena verrò a trovarti, visto che siamo abbastanza vicini. Ma molto volentieri, assolutamente volentieri. Io sono a piena disposizione per tutti. Poi ribadisco, chiedo scusa se per caso dovessi aver detto delle cavolate, però ribadisco, è solo curiosità e interesse personale che mi ha spinto appunto ad approfondire l'argomento, quindi non ho nessuno che mi ha insegnato, ecco. Sì, sì, esperienze personali, va benissimo. Marcello, io ti ringrazio di cuore per il tuo intervento, per averci raccontato la tua esperienza con la stampa 3D, con Blender e la stampa 3D in generale, nella speranza, esatto, che continui e che chiaramente migliorare non ti posso dire di migliorare, perché quello che fai vedo che è molto, molto bello e molto, molto professionale. Quindi comunque magari un giorno riuscirai a farci un tutorial che accompagni il blenderista alla stampa 3D, questo sarebbe anche bello, però anche no, non c'è nessun problema, va bene? Super volentieri. Ti ringrazio di cuore per essere intervenuto. Grazie. Francesco, ringrazio anche te, adesso andiamo in pausa, la pausa durerà da adesso, ci rivediamo alle 14. Il prossimo appuntamento lo abbiamo con Luca Di Cecca, Nicolas D'Amore e Umberto Salerni con il loro progetto Arturo il Gabbiano. Ci vediamo tutti alle 14, adesso staccheremo la diretta e ci ricollegheremo poco prima delle 14 con gli altri ospiti. Grazie Marcello di cuore, un abbraccio. Grazie, Francesco, ciao Marcello, Patrino. Grazie. Ciao, ci vediamo tra poco. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Grazie a voi. Eh?